mai l'appuntamento con la tribuna elettorale che il Centro Culturale Monsignor Bacilieri, che rappresento in questa breve presentazione, organizza da diverse tornate elettorali, è diventata una piacevole tradizione. Mi fa piacere vedere che anche questa sera la sala è gremita, e il saluto va e il ringraziamento va a voi per essere arrivati così numerosi, e va anche alla novità vera della serata, cioè a chi è collegato via streaming dalla biblioteca, dalla sala civica in biblioteca, dove abbiamo appunto offerto questa possibilità, vista purtroppo la capienza limitata della sala e la necessità di soddisfare il maggior numero di potenziali elettori. C'è poco da dire, io mi limito solamente appunto a ringraziarvi, a ringraziare innanzitutto chi ci ha messo a disposizione la sala, poi i ringraziamenti completi li faremo alla fine, e presento subito chi presenterà questa serata, partendo dal più giovane, Alessandro Berti di ilbussolenghese.it. Grazie per l'applauso, ciao Alessandro. Ed un volto che molti di voi conosceranno, è un bussolenghese anche lui, Marco Marchesini della RAI del Veneto, sede regionale del Veneto. Allora il ringraziamento per essersi resi disponibili a presentare questa serata, il ringraziamento per il lavoro sicuramente ottimo che faranno sul palco con i candidati, un in bocca al lupo perché serve anche quello, e vi lascio la parola. Grazie mille a tutti, buona serata. Adesso noi chiameremo i candidati con l'aiuto di Alessandro. Abbiamo già fatto un sorteggio prima sull'ordine, ripeto, loro staranno in due minuti in cui si presenteranno, poi faranno un minuto a risposta a domande che poi noi li faremo, poi ci sarà spazio anche per voi, c'è anche qualche annotazione da internet e dalle email che è arrivato. Alessandro. Ok, buonasera a tutti. Il primo candidato è Barbara Setti del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Buonasera anche a chi ci sta seguendo dalla biblioteca. Allora, un momento, ci sediamo prima, li aspettiamo tutti, poi sarai la prima a partire. Secondo? Il secondo candidato è Stefano Ceschi per la lista Ceschi Sindaco, Partito Democratico e Bussolengo al Centro. E terzo, Paola Boscaini. C'è futuro Paolo Boscaini e Città Solidale. Secondo, allora, perdon. Secondo è Girelli, quindi può venire Girelli, venga su. Scusate, Massimo Girelli, lista. Tanto siccome abbiamo già le sedie posizionate, facciamo presto anche a risolvere l'ordine. Perfetto, adesso ci siamo. Avanti. Massimo Girelli, lista Tosi per Bussolengo. Massimo Girelli, sindaco, il Popolo della Libertà, Lega Nord, Area Popolare, Diritti e Ambienti. Abbiamo già chiamato Stefano Ceschi. E quarta, Paola Boscaini. Lista C'è Futuro, Paola Boscaini e Città Solidale, Bussolengo San Vito. E il quinto, Antonio Zocca, per Donne per l'Italia. Il prossimo candidato sindaco è Marco Soave con le liste Viviamo Bussolengo, Soave Sindaco e Civica Mazzi. E poi abbiamo il candidato sindaco Marco Fasoli con la lista Marco Fasoli Sindaco. E qui siamo arrivati alla fine, quindi siamo sette candidati. Altri paesi, altri comuni hanno candidati, insomma, che fanno la gara con voi. Allora, adesso io direi in ordine, e quindi con Barbara Setti, due minuti per
presentarsi. Il nostro esperto tecnico, appena farai la prima sillaba consonante, lui partirà quel countdown. Sul buonasera, quindi, che ripeto, buonasera e anche a chi ci sta vedendo dalla biblioteca. Io sono Barbara Setti e sono la candidata sindaca per il Movimento 5 Stelle a Bussolengo. Due parole molto brevemente su di me. Vivo da sempre a Bussolengo, sono una professionista mamma, faccio l'avvocato, sono sposata con Stelios, quindi non è proprio di Bussolengo, è greco. La mia lista è composta, intanto la caratteristica principale direi in queste elezioni è che è una lista sola, composta di 15 persone. Si tratta di una lista che a nostro parere rappresenta la cittadinanza di Bussolengo, in quanto è composta da persone giovani di varie età, comunque sono rappresentati sia i ventenni che trentenni, quarantenni, io faccio parte di quella categoria, e di diverse professionalità, e quindi si tratta di tutte di persone comunque nuove, nel senso veramente nuove, se per nuovo intendiamo che non hanno mai avuto incarichi istituzionali o comunque non hanno avuto mai rapporti con la politica fino ad ora direttamente, sono persone veramente nuove. Cos'altro dire? Per quanto riguarda me, io è poco che mi occupo di politica e sono qui perché sono arrivata ad un punto di indignazione tale per cui mi sono detta devo fare qualcosa, e quindi come le persone del mio gruppo abbiamo deciso di tirarci sulle maniche, siamo cittadini e siamo al servizio degli altri cittadini, quindi ci riteniamo soprattutto parte di voi e puntiamo moltissimo sulla partecipazione, speriamo di riuscire a coinvolgere moltissimi altri bussolenghesi in quello che stiamo già facendo. Questa sera forse avrò modo di descrivere un po' quello che è stato il nostro lavoro e quelle che sono le intenzioni per il nostro lavoro per il futuro, e quindi spero che riusciremo insomma a piacervi e ad ottenere il vostro sostegno ora, ma soprattutto dopo. Grazie. Bene. Complimenti per il tempo. Meglio degli svizzeri. Buonasera a tutti. Presento Massimo Girelli, rappresentante e candidato sindaco della coalizione Lega Nord PDL, lista Tosi per Bussolengo, lista civica Massimo Girelli sindaco, area popolare. Sono un quarantenne che vive da sempre a Bussolengo, sposato con Manuela e due bambini, Emma e Tommaso. Sono laureato in economia e commercio e sono abilitato alla professione di dottore commercialista e revisore dei conti. Attualmente lavoro per un noto istituto bancario e sono responsabile dell'area commerciale nord-est, dello sviluppo commerciale nord-est Italia. E fin da giovane ho sempre vissuto la vita del paese, ho frequentato gli scout e ho frequentato i campi sportivi, visto che ho giocato anche nelle giovanili del Bussolengo. Oltre a occuparmi del mio lavoro, ho avuto anche l'opportunità di mettermi a servizio per il comune, dove ho ricoperto due incarichi. Uno come membro del consiglio di amministrazione dell'IPAB tra il 2007 e il 2012 e l'altro incarico come membro del nucleo di valutazione del comune tra il 2009 e il 2010. Sono un cittadino come tutti voi, che si è sempre interessato di politica da spettatore, nel senso che gli piaceva vedere e discutere di politica. Però in un momento così particolare, dove tutti gridano il cambiamento, tutti vogliono il cambiamento, ho ritenuto opportuno passare dalle parole ai fatti e quindi ho accettato con entusiasmo la possibilità che mi ha dato la mia coalizione, quella di rappresentarla. Dopo tanti anni finalmente tutto il centrodestra si è compattato e si è presentato con un programma unico per queste amministrative. Lo spirito con cui ci presentiamo noi sicuramente è lo spirito di servizio, al servizio dei cittadini. Grazie. Bene. Stefano Ceschi. Buonasera a tutti. Fa un certo effetto. Sono Stefano Ceschi, ho 33 anni, nato e residente a Bussolengo. Dopo un periodo di studi e lavoro all'estero, ora lavoro nello stesso gruppo dove lavora Massimo e faccio il consulente. E cinque anni precedenti sono stato consigliere comunale di opposizione. In questo periodo ho imparato il funzionamento della macchina amministrativa, ho capito molte cose che non vanno e come sicuramente si può migliorare.
Io sono candidato sindaco di tre liste. La lista Ceschi Sindaco, una civica che si chiama Bussolengo al centro e il Partito Democratico. Vi dicevo, credo di rappresentare con l'esperienza fatta in questi 5 anni e con la giovane età, 33 anni, quindi si può ancora definirsi giovani, è un connubio giusto delle due cose che occorrono a Bussolengo, cambio generazionale e esperienza. Questo occorre a Bussolengo, secondo noi, per dargli una spinta in più. Bussolengo ha tutte le risorse, sia economiche che umane, all'interno dell'amministrazione, ma anche all'esterno, con tutti i vari settori di volontariato e le persone che si mettono a disposizione, per dare molto di più alla cittadinanza. L'amministrazione potrebbe essere molto più utile ai cittadini, occorre solo una spinta in più. Grazie. Bene, grazie. Con 30 secondi di anticipo. Momento che partiamo col countdown. Non vorrei rubare secondi. Aspettiamo, Ci siamo? Vai. Grazie, buonasera a tutti. Sono Paola Boscaini, sono nata a Bussolengo, vivo a Bussolengo. Sono sposata con Alberto Pennacchioni e mamma di una figlia, Chiara. Sono laureata in economia aziendale e lavoro in un grande gruppo assicurativo italiano. Perché ho deciso di spendermi in prima persona in questa avventura? Perché ho sempre criticato quello che stava succedendo nel nostro paese, ho visto una grande crisi di identità nei partiti, non solo a livello italiano ma anche nel nostro territorio, e mi è sembrato che i partiti siano forse più occupati agli equilibri dei loro partiti piuttosto che ai veri interessi della gente. È per quello che ci siamo trovati in un nutrito gruppo di persone, siamo partiti in 50 persone, è solo per quello che abbiamo fatto 2 liste civiche, perché ci siamo trovati in tanti a gestire e a guardare i problemi del paese. Abbiamo iniziato fin dal mese di novembre a lavorare sul programma del nostro gruppo. Dicevo, sono 2 liste civiche. Città solidale e c'è futuro cittadini per Bussolengo e San Vito, e ci siamo concentrati su 2 filoni importanti: il miglioramento della qualità della vita partendo dalle piccole cose della quotidianità che stiamo tra l'altro rilevando, incontrando la gente, però con uno sguardo al futuro, e poi l'altro punto è creare occupazione, favorire l'occupazione giovanile utilizzando quello che è sempre stata la nostra storia, che è turismo, commercio, artigianato e agricoltura. Grazie. Bene, grazie. Antonio Zocca. Buonasera, sono Antonio Zocca, sono medico chirurgo dell'ospedale di Bussolengo. Lavoro nel pronto soccorso da 12 anni. Mentre prima appunto ho lavorato in chirurgia per altri 12 anni, quindi sono circa 25 anni di esperienza nel nostro ospedale, uno degli argomenti che penso saranno interessanti questa sera. Sono sposato con Mara da più di 25 anni e 2 figli universitari. Qui mi direte, ma non hai mai partecipato alla vita politica del paese? È vero, io fino a circa 2 mesi fa di politica mi interessavo veramente poco. Poi ho visto questo partito di Donne per l'Italia, un partito trasversale, pieno di idee buone prese sia a destra che al centro che a sinistra, pieno di persone, non solo donne, come dice il nome del partito e della mia lista, ma anche uomini molto validi, persone molto preparate e nello specifico molto preparate nel bilancio, molto preparate nell'ecologia, molto preparate nei problemi e nei servizi sociali. Per cui mi sono detto, perché non mettermi anch'io in lizza e cercare di vedere, di cambiare e cercare di migliorare e soprattutto di risolvere una situazione di questo comune che vedo abbastanza disastrata. Io non è che sono qua per dire, ma cerco solo di cercare di portare qualche novità e soprattutto volti nuovi con una lista nuova e soprattutto di gente competente. Grazie. Bene, grazie.
Grazie. Marco Soave. Buonasera, sono Marco Soave. Aspetta un attimo, scusa. Sto qua, Sì, sì, sì. Arriviamo, arriviamo. Qui abbiamo i processori impolenti stasera. Ci siamo. Due. Perfetto. Beh. Buonasera, sono Marco Soave, ho 50 anni, abito a Bussolengo da sempre, sono nato vicino al piazzale di San Valentino, quindi vicino al Santo. E mi occupo, viviamo a Bussolengo, parte anche da qui. E sono stato sposato, sono separato, ho due meravigliosi bambini, ora vivo con Daniela e una bimba che mi ha adottato come papà. Quindi ho tre meravigliosi bambini. E ho passato la vita a lavorare, ho cominciato a 14 anni in fabbrica, a 23 anni ho aperto la prima fabbrica, poi chiusa per motivi di crisi economica e via dicendo. Mi sono riformato, ho cominciato a ristudiare ancora, faccio l'intermediario di assicurazione, il consulente grafico e pubblicitario. Allora, partiamo da ora adesso. Ho fatto parte, sono il fondatore della Lega Nord di Bussolengo, dalla quale non faccio più parte fisicamente da 5 mesi, e ho pensato di continuare la vita politica con due liste, la lista Mazzi, che già aveva vinto le elezioni 5 anni fa, e la lista che porta il mio nome, che si chiama Viviamo Bussolengo Insieme. Viviamo Bussolengo Insieme parte insieme all'altra da un progetto fatto da tanti anni per stare vicino alla gente. Questo l'abbiamo fatto. Bussolengo aveva bisogno di tante cose, le abbiamo date, con le idee portate avanti da persone che hanno amato il proprio paese, persone che hanno dato dei servizi molto importanti che mancavano, non ci sono mai state. Possiamo parlare di 17 rotatorie, la casa di riposo nuova, scuole, palestre riammodernate, la biblioteca che mancava da tantissimo tempo. Quindi noi vogliamo continuare a dare ancora qualità della vita a Bussolengo, c'è tanto da fare ancora, noi siamo ancora qui. Ecco, basta, non dico altro. Grazie a voi. Bene, grazie. Marco Fasoli. Buonasera a tutti, sono Marco Fasoli, 55 anni, geometra. Sono laureando in ingegneria perché anche alla mia veneranda età bisogna continuare ad andare avanti, perché chi si ferma è per tutto, dicevo. Io ho fatto per 10 anni il presidente del Consiglio Comunale e ho un'esperienza nella gestione della cosa pubblica, e ho trovato naturale che la conclusione di questo percorso sia arrivare a fare la candidatura del sindaco. Mi è stato chiesto di farlo perché qualcuno ha ritenuto che io avessi queste potenzialità, e ho accettato volentieri. Abbiamo messo in piedi una bella squadra fatta di professionisti, di artigiani, di agricoltori, di studenti, di giovani, e insieme abbiamo scritto un programma molto semplice. Non abbiamo voluto assolutamente scrivere il libro dei sogni come generalmente si fa, abbiamo messo poche cose, ma quelle che realmente si potranno fare a Bussolengo, perché voi sapete che con questa crisi economica i comuni sono un po' a corto di energia e di disponibilità economica. Allora, poche cose, abbiamo deciso di puntare molto sui servizi sociali, perché noi siamo un po' all'avanguardia come comune in questo settore, e abbiamo puntato molto nel mantenere la qualità dei servizi sociali che noi abbiamo, e poi aggiungere altre piccole cose che magari nel corso della serata vi spiegheremo. Ha fatto un accenno il dottor Zocca all'ospedale, credo che tutti noi ci batteremo a spada tratta per l'ospedale, anche se tutti sapete che non è competenza del comune. Il comune potrà organizzarsi in qualche modo per fare un po' di resistenza nella realtà, ecco, quindi non è nostra competenza, ma tutti noi ci batteremo perché l'ospedale di Bussolengo non si muova da Bussolengo e rimanga operativo. Bene, grazie. Allora, loro, come avete visto, in 2 minuti hanno detto il loro perché, il motivo per cui si sono messi in gioco, sono entrati in campo. Devo dire grazie perché siete rimasti nei tempi. Noi non vorremmo evitare di fare i giudici da ring, no? Che arrivano prima del dong o insomma dopo nel darvi insomma conto delle regole. Adesso loro in un minuto dovranno rispondere alle domande che
Alessandro, insomma, il bussolenghese, gli organizzatori hanno scelto, sono domande che rientrano in quelli che sono i temi di attualità nel territorio in cui viviamo. Un'annotazione ai candidati, noi vi lasceremo parlare, vi chiediamo di, come si suol dire, non uscire dal tracciato, insomma, se la domanda è sull'ospedale non pariamo su altri temi o su altre cose, sviando quello che è l'ostacolo, e cerchiamo di replicare la perfezione che avete fatto, insomma, nell'esordio. Alessandro. Ok, allora noi guardiamo quei fiori, quel vaso, perché c'è un monitor, quindi anche i candidati lo guardano, magari là in fondo non lo sanno, ma c'è un timer lì, quindi non guardiamo i fiori. Allora, partiamo con la prima domanda per il candidato Massimo Girelli e poi a scalare tutti gli altri candidati avranno un minuto per rispondere. Un comune commissariato a 6 mesi dalla sua naturale scadenza e il commissario Anselmi che approva il bilancio redatto dalla Giunta. Da dove riparte Bussolengo? Possiamo partire dal presupposto che appunto il bilancio è stato una delle cause del commissariamento, dove c'era una parte del Consiglio Comunale che non riteneva opportuno approvare il bilancio per non aumentare le tasse, quindi gravare sulle tasche dei cittadini. Poi c'è da dire che il commissario ha approvato il bilancio così come l'aveva proposto il sindaco uscente, un bilancio a pareggio. È successo poi che ad oggi è stato invece approvato un bilancio 2012 dove c'è addirittura un avanzo, quindi mi viene da dire che la battaglia che aveva portato avanti un avanzo di circa 385.000 euro, la battaglia che ha portato avanti il precedente consiglio comunale che ha sfiduciato il sindaco, forse aveva ragione. Bene. Ceschi. Sì, grazie. Io ovviamente ero all'opposizione all'epoca, non sono d'accordo del tutto sulle motivazioni. Il bilancio secondo me era solo una scusa per far saltare il sindaco Mazzi. Da dove riparte il Bussolengo? Io capisco, è proprio un rispetto per loro, siccome i vostri applausi significano perdita di tempo per loro, poi avremo modo di farli alla fine, no, perché hanno un minuto da spendere per voi, quindi non possono, possiamo okay. Ripartire da qui? Sì, quindi chiederei, adesso rifacciamo ripartire il minuto per il candidato Ceschi di non applaudire e neanche nemmeno di rumoreggiare, di mantenere sempre dei toni civili, perché siamo qua per ascoltare i candidati sindaco che si sono gentilmente resi disponibili a parlare con voi cittadini e con noi, quindi non è È stato più esplicito di me, ma comunque è per far ripartire il conteggio. Ok, siamo pronti? Ok, adesso può rispondere. Sì, non mi aspettavo, però va bene. Da dove riparte il prossimo sindaco? Il prossimo sindaco riparte da un bilancio pareggio, diciamo così, con un avanzo di amministrazione, come ha detto prima Massimo, che si può riutilizzare sicuramente per dare ulteriori servizi, e dovrà sicuramente mettersi all'opera per ricominciare a garantire i servizi che sono stati bloccati dalla crisi di maggioranza precedente. Parlo della linea argento per gli anziani, parlo di tantissimi altri servizi sociali che non si sono potuti erogare per la crisi di maggioranza. Un punto di partenza principale è ricominciare a garantire i servizi che erano garantiti in precedenza. Bene. Quando si parla di bilancio e si parla di pareggio di bilancio, vorrei ricordare che la Costituzione, all'articolo 97, obbliga gli enti pubblici ad avere il pareggio di bilancio. Per ripartire bisognerà vedere in tutte quelle voci delle prestazioni di servizio cosa c'è effettivamente dietro, per vedere quante risorse si possono liberare per aumentare i servizi che è obbligo degli enti pubblici di dare ai cittadini. Vorrei anche ricordare
che le risorse che si sono liberate e che non possono essere toccate per il patto di stabilità non è sempre segno di buona gestione del bilancio e dei soldi pubblici, ma spesso è dovuto al fatto che non si è fatta un'attenta ed un'oculata previsione della spesa. Grazie. Bene, grazie. Alla fine potete sfogarvi, sì, durante diciamo potete. Così. Perfetto, loro quando vedono che avete finito l'applauso guarda. Allora, da dove dovrebbe ripartire il sindaco, un nuovo candidato sindaco? Innanzitutto, se il nostro comune è stato commissariato vuol dire che le cose non andavano bene, soprattutto nel bilancio. Io sono pronto a scommettere, e nella mia lista ci sono delle persone, c'è nello specifico una persona molto competente in bilancio, che se andiamo a spulciarlo questo, sì, ufficialmente c'è il pareggio di bilancio, perché tutti i comuni alla fine devono dare il pareggio di bilancio. Ma se andiamo a spulciarlo vedremo che ci saranno sicuramente delle irregolarità e alcune voci nelle quali saranno indubbiamente spariti moltissimi soldi. Perfetto, finito? Ok. Grazie. Aspettiamo al 2, sempre i soliti fiori, prego. Grazie, sì, la crisi arriva non solo negli ultimi mesi, ma noi siamo fermi, purtroppo qualcosa ha bloccato il paese ed è vergognoso, quindi c'è stato un ammutinamento contro una parte di governo che stava lavorando con scuse banalissime come l'IMU. L'IMU vediamo poi che qua a Bussolengo ci hanno detto che abbiamo aumentato le tasse, la parte che non ce l'ha votato, quando tengono una linea politica che Verona addirittura le ha aumentate, ha aumentato l'IMU dal 4, l'ha portata al 5, sarebbe anche da votare contro lui allora. Quindi irregolarità, non penso proprio che possiamo creare delle irregolarità, perché abbiamo degli uffici competenti ai quali sono loro che ti dicono se puoi fare o non fare una cosa. Quindi non c'è nessuna irregolarità al bilancio, c'erano delle scuse per non portare l'amministrazione alla fine del suo mandato naturale, tutto lì. Bene. Credo che concordo con Marco Soave, le irregolarità nel bilancio penso che non ce ne siano, perché altrimenti ci sarebbe l'intendenza di finanza, la galera, i carabinieri, quindi quelli non ci sono. È arrivato un commissario prefettizio perché così dice la legge, che quando non si riesce ad approvare il bilancio entro una certa data, il prefetto nomina un commissario per la gestione del comune, niente di grave. Da dove ripartiamo? Ripartiamo da dove ci siamo fermati. Siamo arrivati lì, il prossimo sindaco ripartirà da lì e farà quello che deve fare. State attenti a chi mandate a sedersi nella sala del Consiglio Comunale, perché non tutti sono adatti a fare questo lavoro e abbiamo visto. Grazie Fasol. La questione del commissariamento ha riguardato l'approvazione del bilancio previsionale dell'anno scorso. Anch'io non credo che siamo commissariati soltanto per quello, ma ad ogni modo andiamo avanti, guardiamo avanti. Io ho visto stamattina è stato pubblicato il bilancio previsionale futuro, quindi quello che noi faremo è già scritto lì, nel senso che il commissario ha scelto di approvare il bilancio previsionale e quello è lo strumento con cui qualsiasi sindaco amministrerà il nostro paese, perché il bilancio previsionale è quello che dice come si spendono i soldi. Allora, io l'ho visto oggi pomeriggio, vi confesso, non lo conosco, però sono andata a vedermi il piano delle alienazioni e mi sono resa conto che abbiamo messo in vendita tutta una serie di beni, in vendita insomma comunque, cioè, la pianificazione dice che si vogliono alienare, una serie di beni di cui alcuni a verde pubblico, quindi credo, ecco, che la cosa principale sarà andare veramente a mettere il naso in questo bilancio e capire cosa ci sta sotto. Bene, grazie. Allora, questa è stata la prima tornata, le prime domande, poi
so che voi avete voglia di replicare, poi alla fine ci sarà anche uno spazio per voi, domande cortissime, loro faranno risposte altrettanto corte. Adesso passiamo, siamo partiti da Girelli, quindi ripartiamo da Stefano Ceschi. Parliamo di sanità. C'è stata già una pubblicazione, un'anticipazione sulla stampa nei giorni scorsi, la stampa locale, sul futuro dell'ospedale di Bussolengo. Secondo i piani della regione, anziché come dire, investire sul futuro e quindi garantire una sopravvivenza all'ospedale, questa sarà diciamo compromessa tra virgolette dall'esistenza di Villa Franca. Allora, secondo voi qual è la ricetta, la soluzione per il futuro dell'ospedale di Bussolengo? Allora, noi in questo ultimo anno abbiamo fatto molte riunioni su questo tema, l'abbiamo affrontato insieme alla cittadinanza portando persone competenti a spiegare la materia, che è alquanto delicata. In quello che si è visto sui giornali, Bussolengo subisce una forte riduzione sia di posti letto che di primari. Questo in pratica vuol dire che viene sempre più ridotto. Vedendo gli investimenti che si fanno a Villa Franca, può far capire che l'ospedale di Bussolengo, nelle intenzioni di chi ci governa in regione, è destinato ad andare a chiusura. La proposta che ha fatto il consigliere regionale Franco Bonfante è quello di suddividere, di togliere una ASL e di suddividere in due la provincia, tenendo Bussolengo come caposaldo per la parte che riguarda il lago. E in questo modo riusciremo a salvare l'ospedale, l'ASL e tutto il circondario, cioè anche le persone che sono al di sotto di noi, Caprino verrà chiuso. Vabbè, finiamo il discorso. Caprino verrà chiuso e tanti altri ospedali non esisteranno più, almeno Bussolengo garantisce l'assistenza anche a queste persone. Perfetto. Troppo in breve per spiegarlo. Sull'ospedale io sono veramente disgustata da cittadino, non da candidato sindaco. Vorrei sapere la verità una volta per tutte, perché si dice che viene completamente chiuso, si dice recentemente dall'assessore Coletto della Lega che se verrà eletto il suo candidato sindaco l'ospedale rimarrà aperto, però lo stesso assessore Coletto nella rivista Verona Informa di febbraio 2013 dice, leggo testualmente, il polo Confortini assieme all'ospedale di San Bonifacio e il nuovo ospedale di Villafranca sono punti focali della sanità di Veronese, per cui vengono salvati solo questi. Addirittura dice solo questi sono completamente antisismici. Allora mi chiedo, vuoi vedere che ci chiuderanno l'ospedale perché nonostante i nostri milioni spesi diranno che non è costruito con criteri antisismici? Grazie. Allora, io lavoro dentro all'ospedale di Bussolengo, ho detto prima, da 25 anni, e quindi ho visto le varie trasformazioni, le varie aggiunte di vari pezzettini del nostro puzzle, come lo chiamo io l'ospedale di Bussolengo. È un bene da salvaguardare. Purtroppo però il candidato sindaco, o il chiamiamolo futuro sindaco, non ha nessun potere di poter salvare l'ospedale di Bussolengo. Questo lo voglio chiarire una volta per tutte. L'USL 22 non ha, se andate a vedere il sito, scritto usl22.comunedibussolengo.it, ma c'è scritto regionedelveneto.it. Quindi chi decide la sopravvivenza oppure la chiusura in tempi biblici, suggerisco io, dell'ospedale di Bussolengo è solo ed esclusivamente la regione Veneto. Bene. Posso concordare che quanto detto dal nostro dottore, secondo me è tutto vero, perché chi ha il potere di chiudere il nostro ospedale è solo la regione. Loro dicono che hanno un working project per rivisitare, rivalutare, ma è chiaro il segno che deve rimanere Peschiera, Negrar e il Confortini. Questo è il segno tangibile.
e io dubito che diano la notizia anche dopo queste elezioni, perché ci saranno le elezioni regionali fra 2 anni, quindi è ancora una pedina da usare per essere rieletti, cioè, quindi pian pianino arriveranno a questo, quindi, perché non è di interesse sicuramente di chi detiene la sanità, a meno che poi nel 2015 vincano altri, allora dichiarino veramente lo vogliamo tenere. Qui adesso vive nel limbo, sta vivendo nel limbo questa cosa. Bene. Io credevo di essere qui questa sera per fare un confronto tra i candidati sindaci, invece vedo che non è così. Questa domanda almeno, perché non è nostra competenza trattare questo argomento, l'ho detto anche prima. E un suggerimento allora vi do, in qualità di papà, visto che mi hanno messo sul giornale ieri che sono il papà di Bussolengo. Il papà vi dice, la regione, in regione ci sono dei consiglieri regionali e degli assessori regionali che non ci vengono portati con il furgoncino da Dio, li nominiamo noi, e quindi stiamo bene attenti quando faremo questa scelta. E state attenti ad una cosa, ve lo dice uno che è stato all'interno di qualche partito, adesso non c'è più: i partiti subiscono delle indicazioni che provengono da molto alto, noi dobbiamo invece essere uniti noi qui alla base se vogliamo salvare l'ospedale. Sì. È innegabile che la competenza relativamente all'ospedale compete alla regione, però è anche vero che comunque i sindaci e i cittadini, quindi con i loro sindaci, possono fare una pressione politica. Quindi io ritengo che il comune di Bussolengo, ma anche quello di Villafranca, perché sinceramente questo ospedale glielo costruiscono ma poi glielo svuotano, Villafranca, perché no, la Zise, Sona, Somma Campagna, tutti i cittadini che vanno all'ospedale a Bussolengo debbano fare una pressione politica. Senza dubbio, in un senso, se è stato deciso, come si dice, che l'ospedale verrà chiuso, le forze politiche devono assumersi la responsabilità di dire questa cosa, perché mantenere un ospedale aperto e svuotarlo piano piano, come sta già succedendo, di personale, di tecnologia, perché hanno fatto il pronto soccorso, ma quello è il minimo, non si può fare una chiesa senza altare, senza crocefisso, quello ci voleva, ma manca la tecnologia. Questo è pericoloso per noi che lì ci andiamo e continuiamo ad andarci. Grazie. Finiamo il giro con Massimo Girelli. Sì, allora, innanzitutto volevo precisare che a inizio settimana abbiamo organizzato io un incontro con Coletto e Padrin qua appunto a Bussolengo per discutere della riorganizzazione della sanità pubblica veneta. In quel caso Coletto non ha detto che se vengo votato io l'ospedale rimarrà aperto, ha detto chiaramente che l'ospedale rimarrà aperto, punto. Pertanto ha tranquillizzato i cittadini presenti che si vuole tenere aperto l'ospedale di Bussolengo. C'è da dire che come amministrazione sicuramente porteremo forte la nostra voce dove stanno ridiscutendo del piano sanitario, e questo lo possiamo fare non rimanendo qui tra di noi, ma sicuramente creando sinergia con le persone che ci sono in provincia, in questo caso in regione. Bene, grazie. Allora, passiamo al testimone. Questa era la prima domanda. Io vorrei fare solo un'annotazione e anche un ringraziamento agli organizzatori di questa serata. Capisco che sarebbe più bello, insomma, avere un confronto, un contraddittorio. Io lo dico anche, è un consiglio che do a voi, ma questo minuto credo che sia essenziale, importante per far capire a chi poi andrà a mettere la fatidica X cosa è stato detto in quella sera su quel tema, eccetera. Per cui ci sarà magari dei momenti durante la campagna elettorale in cui ci sarà anche un dibattito, un confronto, un talk show, non lo so, quello che volete, in cui potrete confrontarvi diversamente. Il consiglio che vi do è atteniamoci in questo minuto e diciamo, proponiamo delle cose importanti, essenziali per loro e per noi. L'altra domanda. Prossima domanda, e risponderà Paolo Boschini, giusto? L'apertura al traffico di via Mazzini non è l'unica questione su cui ruota l'attività di tutto il centro storico, c'è da considerare anche il resto del centro storico. Quali sono le vostre proposte e idee per riportarlo attivo? Bella domanda.
riqualificare il centro storico è una delle priorità del nostro programma. Se qualcuno ha partecipato alla presentazione dell'avvocato Cavallo sul marketing del territorio di Bussolengo, ha avuto modo di vedere che per riqualificare il centro bisognerebbe partire dalle periferie. Certo però che il lavoro è lungo ed ha una visione di largo respiro. Dobbiamo però fare qualcosa di urgente per riqualificare il nostro centro. La nostra proposta è di essere anche disponibili ad un'apertura a traffico limitato di via Mazzini, ma soprattutto di riqualificarlo dando agevolazioni fiscali sia ai proprietari dei negozi che a chi vuole investire, ma in particolare di creare eventi di qualità per attirare persone che possano consumare all'interno degli esercizi commerciali del centro storico. Bene. Riguardo al centro storico, innanzitutto voglio fare una precisazione. Qui si parla sempre di via Mazzini e la si intende come centro storico. Non esiste solo via Mazzini, il centro storico non è fatto solo di via Mazzini, che può essere aperta parzialmente, può rimanere chiusa così com'è al traffico, questo non importa. Il centro storico di Bussolengo è fatto di altre vie oltre a via Mazzini. Qui si parla solo di questa via, ma è fatta di piazza 26 aprile e di tutti i relativi esercizi che ci sono, è fatta di piazza Nuova, è fatta di via Roma, è fatta di via Piorta, è fatta di via Foro Boario, di via Alcide De Gasperi. Quindi tutti i commercianti che hanno i negozi su queste vie qua contano, sono commercianti di serie B o valgono solo i commercianti e le botteghe che devono esistere in via Mazzini? Sì, ecco, sono d'accordo in parte anch'io, perché non esiste solo il centro storico inteso come via Mazzini, la crisi c'è anche in altri negozi che abbiano parcheggio o meno. Lì è stato fatto un lavoro tanti anni fa senza pensarci su un attimo, lo consideravano poi un salotto, questo non è stato. E per riqualificarlo un attimo abbiamo approvato un progetto di recupero del centro storico che poteva dare più case belle, potevano rifare le case con dei negozi sotto. Probabilmente manca magari la qualità, abbiamo visto che i 2, 3, 4 negozi che hanno la qualità la gente ci va. E poi le manifestazioni fatte sono state tante, abbiamo portato di nuovi mercati, abbiamo creato il mercato del martedì mattina. Non dimentichiamoci che se arriva la gente al martedì mattina al mercato può girarsi anche il centro storico. Quindi se lo chiamiamo centro storico, poi io direi di portarlo anche in altre piazze, perché noi abbiamo delle altre, quindi abbiamo Piazza dello Zodiaco, abbiamo Piazza del Grano, abbiamo anche San Vito, anche là ci sono degli esercizi, non sono tanti però ci sono. Bene, grazie. Prego. Centro storico vuol dire una serie di aggregati urbani che si trovano al centro del paese, non vuol mica dire i negozi che ci sono all'interno di quella struttura lì, però il problema qui sembra che sia proprio il commercio di via Mazzini. Vi ricordo che 10 anni fa, anche 5 mi sembra anni fa, si è presentata una lista che si chiamava commercianti artigiani, ma nella realtà era un'aggregazione di commercianti del centro, proprio come noi lo definiamo, del centro storico. Il centro storico nella realtà ha già preso una vita diversa, perché tutti i fabbricati sono stati sistemati, sono stati ristrutturati, la vita nel centro è cambiata. Se noi pensiamo di aprire via Mazzini, credo che sia una cosa di una semplicità unica, e ci abbiamo pensato, c'è stata una rivoluzione da parte dei commercianti, ma la cosa si può fare tranquillamente mantenendo comunque la qualità della vita dei cittadini che ci abitano anche in centro storico. Grazie. Barbara? Per ravvivare il centro storico dovremmo sempre essere sotto elezioni. Avete visto la piazza? Purtroppo questo non è possibile. Troviamo allora un altro strumento. Lo strumento che abbiamo pensato noi, il tempo è pochissimo, quindi vi invito a vedere il programma, è quello del centro commerciale naturale. Si tratta di uno strumento associativo che vede al 50% il pubblico e il privato.
Ovviamente entrambi devono fare la loro parte. Da parte sua il pubblico deve sicuramente dare una mano su quello che riguarda l'arredo urbano, i servizi, ma la cosa principale è avere un unico marchio. Il centro commerciale naturale è questo. Può partecipare anche a dei bandi regionali come centro commerciale naturale. Viene dato un maggiore punteggio se il centro commerciale naturale coinvolge anche il comune. Quindi un unico marchio, una pubblicità, quindi una comunicazione efficace, univoca. Non è più soltanto un negozio, ma è tutto l'intero centro commerciale naturale, che dovrà prevedere sia aggregazioni che negozi. E questo è lo strumento secondo me che punta più sullo spirito aggregativo che sul vendere qualcosa. E la cosa fondamentale è un calendario di eventi, che è tipico del centro commerciale naturale. Grazie. Allora, sicuramente il settore ha bisogno di una riorganizzazione complessiva. Sicuramente come amministrazione potremo andare a toccare quelli che sono anche i regolamenti comunali che riguardano soprattutto la pubblicità e l'arredo urbano, quindi per agevolare nel breve termine chi vuole fare degli interventi. Poi una pianificazione degli eventi che si possono organizzare nelle varie piazze e non solamente nella piazza 26 aprile, penso che sia una cosa utile per tutti i commercianti che lavorano in quelle piazze lì. E non ritengo che sia così semplice aprire via Mazzini, perché innanzitutto bisogna metterla in sicurezza con il discorso anche di marciapiedi, soprattutto verificare se può essere carrabile. È stato fatto un intervento importante tempo fa e pertanto adesso rimettere tasca ai cittadini, quindi spendere soldi per riaprirla, la vedo pesante. Noi nel medio termine avremo un'altra proposta, che è quella di Bussolengo Outlet. Prego Cischi. Grazie. Anch'io ho dei dubbi sulla possibilità di riaprire la via. Tutti i dati che abbiamo negli uffici comunali dicono che non è così semplice la riapertura. Come ravvivare la via? Il danno è stato fatto con la chiusura 10 anni fa. Siamo circondati dall'oceano della Grande Mela e quindi quello che devo offrire via Mazzini è, secondo noi, un mix di eventi, artigianato di qualità. Dobbiamo differenziarci dai grandi centri commerciali e quindi per attrarre le persone in via Mazzini dobbiamo differenziarci e offrirci un prodotto diverso. Il prodotto che abbiamo inteso noi è appunto l'artigianato di qualità affiancato da start-up, che sono aziende che nascono di giovani bussolenghesi. In questo caso, sono d'accordo con il candidato Setti, potrebbero essere aiutati dal comune in un primo momento. Bene, grazie. Ha già risposto? Bene, perfetto. Allora, prepariamo Zocca per l'altra domanda. Allora, abbiamo parlato di centro storico, abbiamo parlato di una via principale chiusa da aprire, non aprire, insomma le domande, le risposte potrebbero essere tante, i progetti, le ipotesi, però non c'è solo centro storico, a Bussolengo c'è anche l'area industriale, un'area industriale importante in continuo sviluppo, insomma eccetera. Allora, qual è nel vostro programma l'ipotesi di sviluppo di quest'area? Nel nostro programma, devo essere sincero, non abbiamo un programma per l'area industriale, abbiamo pensato più al paese come paese e non certo per l'area industriale. E soprattutto questo è un argomento del quale io non mi sento in grado di dare una risposta, anche perché non ho le competenze, insomma. Prendiamo atto di questo. Prego. Grazie. Allora, intanto dobbiamo, secondo me questa cosa è legata tantissimo anche alla disoccupazione, quindi se non ci sono fabbriche che vanno, vuol dire che non c'è lavoro, che c'è crisi, il costo del lavoro molto alto e via dicendo. Secondo me c'è da riconvertire molti stabili, come c'è richiesta, al commerciale. Se riusciamo a fare una cosa di questo genere, forse assumono e magari incentivandoli ad assumere con degli sgravi, ovviamente incentivandoli ad assumere persone di Bussolengo, come sta succedendo in tutto il nord Italia. Ok, questa è la sua idea. Fasoli?
Aspetti un attimo, prego. Allora, sicuramente fare un censimento dei capannoni dismessi, fare alcuni incentivi, per esempio con una riduzione sugli orpelli sull'energia e sugli orpelli comunali che vengono pagati dalle aziende, e sicuramente trovare delle soluzioni alternative per utilizzare il lavoro. Noi abbiamo pensato ad un sistema diverso di gestione, con il comune che faccia da trascinatore e con i cittadini di Bussolengo che diventano soci in alcune operazioni, in alcune attività che noi abbiamo chiamato Multi Utility, che abbiamo inserito nel nostro programma. Chiaro che il lavoro è un problema, e se noi avessimo la soluzione del problema lavoro probabilmente non saremmo qui, ma saremmo da qualche altra parte. Cercheremo di fare tutto il possibile, insomma, incentivando naturalmente all'assunzione di persone di Bussolengo. Grazie. Barbara Setti. Il programma del Movimento 5 Stelle di Bussolengo non ha un punto riferito all'area industriale di Bussolengo, se non altro anche per evitare un conflitto di interessi, dato che la mia famiglia ha un capannone lì. In realtà noi abbiamo pensato più che altro ad aiutare le aziende in generale, non soltanto quelle insediate in quella zona. E quello di cui ci siamo rese conto è che non ci conosciamo tra di noi, e quindi quando c'è un momento di crisi di solito ci si unisce, ci si abbraccia, anche nelle famiglie si fa con quello che c'è in casa. Quindi per noi una delle cose che può fare il comune è mettere a disposizione un portale collegato con il sito web del comune, dove le aziende sul territorio possano essere visibili gratuitamente, ovviamente con i loro contatti, in modo che si sappia effettivamente chi siamo e quanti siamo e che prodotto, che servizio forniamo, e cominciamo magari ad andare ad acquistare dal vicino piuttosto che in città lontane. Bene. Girelli. Allora, dal mio punto di vista, Bussolengo è posizionata in un punto strategico dell'asse Baldogarde, quindi ci sono molti operatori economici che hanno ancora voglia di investire sul nostro territorio e quindi anche sulla nostra zona industriale. Va da sé che anche il comune deve fare la sua parte, quindi l'amministrazione deve attivarsi per semplificare la parte burocratica ed urbanistica delle proposte che vengono avanzate al comune. In cambio, noi, dando tempi certi a quelli che sono i loro progetti, chiederemo in cambio solo una cosa, quella di avere un occhio di riguardo sulle assunzioni e quindi prendere in considerazione per prima quelli che risiedono sul territorio di Bussolengo. Bene. Sì, concordo con Massimo, con quello che è stato detto in precedenza. Io starei attento a dire diamo subito un cambio di destinazione d'uso in commerciale, perché chi se ne va solitamente porta la produzione da qualche altra parte, quindi il cambio in commerciale va dato, ma bisogna fare prima un piano a livello comunale. Sono d'accordo anch'io che l'unica leva che ha il comune in questo caso è la leva fiscale, quindi vista la bella posizione che ha Bussolengo, non stiamo a ridirlo, l'unica possibilità che noi abbiamo per attrarre qui i capitali e le imprese è la leva fiscale. Questo vuol dire, come hanno spiegato prima i colleghi, dare agevolazioni a queste aziende che vengono a Bussolengo, investono e assumono anche residenti di Bussolengo. Bene, grazie. Prima di parlare di piano di sviluppo dell'area industriale, noi abbiamo pensato che è necessario riqualificare l'area industriale, soprattutto nell'area più vecchia. Ci sono tanti capannoni dismessi, dove è importante fare sì un censimento e vedere se ci sono gli spazi per attirare imprenditori che hanno voglia di investire in questo momento. Anche noi abbiamo pensato allo sgravio fiscale per chi ha voglia di investire, non abbiamo preclusioni in base anche al decreto dello sviluppo a una riqualificazione da industriale a commerciale, purché però non ci sia una cannibalizzazione delle attività commerciali che sono già esistenti in quell'area, perché allora anziché creare posti di lavoro troviamo il modo, come già sta succedendo anche per grandi imprese, che altri perdono lavoro. Bene, grazie anche dei tempi.
passiamo lo scettro a Soave, adesso andiamo avanti con le altre domande. Tanto beneficio perché lo sappiate, sono una decina le domande, quindi avete visto abbiamo scelto dei temi che sono un po' quelli più toccanti e forti che ci riguardano. Ok, una breve nota per quanto riguarda il servizio di streaming, ci stanno segnalando dalla biblioteca che ci sono problemi nella trasmissione del segnale. Di questo ci scusiamo, ma è la prima volta che proviamo a fare questo servizio. Comunque fra qualche giorno, due o tre giorni sarà visionabile sul web, vi comunicheremo il link ovviamente, dove potrete rivedere completamente tutta la serata. Quindi la diretta ha un po' dei problemi, però noi potremo vedere tutto questo dibattito in un secondo momento. E si può anche applaudire a casa tanto. Tanto non c'è problema. Possono anche parlare, possono dire striscioni, insomma, guardando il computer, sarebbe bello. Una bella immagine cinematografica. Candidato Soave. Zona PEP, collegamento pubblico con Verona, questione cattivi odori. Su questi e altri temi che ritenete importanti per San Vito, come intende lavorare la vostra giunta? Zona PEP, oddio, c'è nel PAT ancora una quota da destinare alle zone PEP, quindi è dentro il PAT. Quindi si darà spazio ancora a queste richieste, visto che hanno dato una mano a tantissime persone. Poi, dopodiché, il discorso degli odori, c'è l'ASL che deve pensare a questo, sono attività e io credo che dire dovete spostarvi da lì, ognuno che ha un'attività che funziona, cioè funziona per loro perché la loro attività, la loro esportazione, il loro lavoro e la famiglia, se l'ASL ritiene opportuno che devono lavorare, io non so chi ha il coraggio di andare da loro e dire devi chiudere e andare via perché... devono esserci dei motivi oggettivi, perché ci sono anche delle regole, delle regole a livello nazionale. Ok. Zone PEP, per chi non lo sa, sono obbligatorie in percentuale sulle zone edificabili, quindi le zone PEP ci sono per legge, quindi non è che qualcuno si inventa di farle. E per quanto riguarda gli odori, invece, ci sono dei sistemi che sono purtroppo costosi, ma che sono abbastanza efficaci. Chiaro che qui, per mettere in funzione questi sistemi più costosi, bisognerà che anche la collettività si faccia carico magari per aiutare la soluzione di questo problema. Quindi il comune magari deve attivarsi per questo tipo di problema da risolvere a San Vito, che è un problema che c'è da tantissimi anni. Per quanto riguarda i trasporti sapete che sono stati improntati in via sperimentale, sono stati sospesi per una questione di costi e quindi se si riesce a sistemare questa faccenda dei costi probabilmente le cose ripartiranno. Grazie. Ecco, scusate, ci tengo a precisare che la zona PEP citata fa riferimento alle questioni della zona PEP di San Vito, quindi San Vito, sì. Quindi non è un argomento generale, ma è più pertinente. Allora, per quanto riguarda la zona PEP, se non ho capito male, penso che vi riferiate al problema che alcuni residenti si sono trovati a dover pagare un pochino di soldi in più perché il terreno espropriato era stato espropriato ad un prezzo che non era corretto. Io credo che il comune non possa sicuramente non occuparsi di questa cosa e quindi bisognerà trovare il modo di sostenere quelle famiglie, perché quelle famiglie hanno comunque si sono ritrovate con una novità che non era prevista, per cui insomma bisogna tenerne conto di questo, eventualmente su quelli che possono essere i tributi del comune a carico di queste famiglie. Per quanto riguarda invece il problema degli odori, ecco, io non sono, noi abbiamo riflettuto con il nostro gruppo, non siamo assolutamente d'accordo di concedere la possibilità a chi fino ad ora ha comunque, tra virgolette, impestato l'aria, di poter magari riconvertire queste aree e poterci edificare. Ci sono degli strumenti di controllo e il comune deve essere colui che si attiva affinché questi strumenti vengano utilizzati. Prego, Giulio. Allora, per
quel che riguarda San Vito, zona PEP, io pensavo anche la difficoltà di collegamento tra la stessa zona e l'uscita dalla stessa zona, nel senso che la nostra idea è quella di fare in modo che ci sia un'uscita su Viale Piemonte della zona, dalla zona PEP, e quindi agevolare i cittadini nel passaggio. E per quel che riguarda gli odori, sono d'accordo sul fatto che non è tanto, ci sono dei controlli e questi devono essere rispettati e dovranno essere verificati dalle opportune competenze, che sicuramente non sono quelle comunali. E da dire anche sul fatto di San Vito, un altro paio di punti che noi riteniamo importanti riguardano soprattutto il collegamento, come diceva il collega, che è stato sospeso. Noi riteniamo che per migliorare questo collegamento, al posto del costoso servizio di linea, possiamo attivare un servizio a chiamata. Bene, grazie. Sì, sono tre temi su cui si potrebbe discutere molto di più. Zone PEP, i cittadini lì sono trovati a pagare impropriamente cifre molto più grandi di quelle che si aspettavano. È stato discusso in Consiglio Comunale molto e per conto mio si è visto che ci sono stati almeno leggerezze da parte del Comune in questo caso. Il Comune purtroppo non può fare altro in quei casi, non può andare contro i cittadini perché sarebbe danno erariale, quindi purtroppo ha le mani legate. Per quanto riguarda invece i trasporti, è un altro punto che è molto sentito a San Vito. Concordo con Massimo nel dire che servizio che si era attivato con la linea 11 costava troppo per il Comune e poi non forniva il servizio desiderato. Sapete che lì c'è stato il problema con i biglietti per i bambini, i controllori che facevano le multe si appostavano apposta per farle. Anche noi vorremmo riproporre il servizio da chiamata, inizialmente per il martedì e il giovedì e poi per trasportare gli alunni alla fermata del Corriere sulla Gardesana. Perfetto. Momento. Sì, anche noi quando siamo stati a San Vito i cittadini sono molto arrabbiati per aver dovuto sobbarcarsi delle cifre anche significative, visto che chi abita nelle zone PEP sono famiglie normali, si sono trovati a dover sborsare di tasca propria delle cifre veramente importanti. Credo che bisognerà, noi ci siamo impegnati a trovare delle soluzioni, anche se siamo consapevoli che non è facilissimo perché ci sono comunque delle norme da rispettare. D'altra parte, degli odori è un altro tema caro ai cittadini di San Vito. Qui anche noi ci impegniamo a mettere in atto tutte le azioni possibili perché ci siano i controlli al fine di ridurre questi odori. Ok. Zocca. Concordo con quello detto dai precedenti colleghi riguardo alle zone PEP. Mi soffermerei un attimo di più sulla questione degli odori che si sviluppano a San Vito. E, io credo che, sempre d'accordo con i colleghi che hanno parlato precedentemente, il Comune farà di tutto per risolvere questo problema. Certo che si troverà un pochino con le mani legate, visto e considerato che il Comune di Bussolengo, come si è detto fin dall'inizio, non naviga nell'oro. Io, per esempio, nella mia lista ho delle persone esperte in ecologia che sono specifiche appunto per tentare di risolvere questo tipo di problemi. Bene, grazie. Io capisco che il tema allora aspetta che sentano tutti. Beh, io anche Marco, che abbiamo lavorato su questa cosa nei primi anni dal 2003 in poi, allora la commissione provinciale fissò il prezzo a 150 euro esproprio, noi facemmo ricorso, fu vinto e in base alla legge Letta dovevano applicare un altro 40% di abbassamento del costo al metro quadro, dopodiché fissato a 75 euro perché era la metà di 150, doveva essere riapplicato al 40%,
la legge successiva la provincia ha pensato bene di toglierlo, quindi poi anche i presidenti delle cooperative, questo non l'avevano detto, non hanno informato i titolari delle case, ecco. Ok, va bene, teniamola come precisazione. Questo punto, noi siamo a metà del viaggio, mancano ancora le altre 4-5 domande. Invece della classica pausa, rilassiamoci 5 minuti, noi abbiamo pensato a una sorta di siparietto, cioè facciamo sorteggiare ai candidati sindaci il classico bigliettino che nessuno di loro vede, quindi non può leggere, comparirà il nome di uno dei candidati sindaci, al quale poi chi ha sorteggiato rivolgerà una domanda. Allora, qua ci manca però il nostro classico, ecco la nostra valletta, facciamogli un applauso. Allora, andando in ordine, spero che il nostro Deux ex machina, che è il nostro Nicola, dovrebbe andare bene, l'ultimo che ha iniziato lui, quindi partiamo da Fasoli. Avete capito? Mm-hmm. Perfetto. Allora, peschiamo. Attenzione alla bottiglietta di tutto. Oh, spettacolo. Allora, è uscita Paola Boscaini. Allora, a Paola Boscaini Marco Fasoli rivolgerà una domanda e abbiamo sempre un minuto di tempo per la risposta. Poi ci tengo a precisare che la palla verrà messa da parte, quindi il candidato non potrà rispondere più a un'altra domanda. Per ora la tengo io. Cioè, non ci sta in tasca, ma la tengo. Eccoli qua, testimoni, perfetto. Prego. Allora, abbiamo sempre parlato di bilancio, di buco di bilancio, che c'è, che non c'è, di studiare il bilancio, di rivedere. Io volevo sapere da Paola Boscaini, riprendendo un po' quella che era la prima domanda, da dove ripartiamo, no? Volevo sapere, domani lei è il sindaco di Bussolengo, prende in mano la situazione e che cosa fa? Ma deve dirci la verità però, non che c'è il buco, non c'è il buco. Su questo non abbiamo dubbi. Io non ho mai detto che c'è un buco di bilancio. Ho sempre detto che è importante, qualora noi fossimo eletti, andare a vedere quali sono le voci di spesa che compongono quella voce che generica, dove c'è scritto prestazioni di servizio in tutte le sezioni del bilancio, che compongono il bilancio, per capire da lì dove è possibile recuperare risorse per migliorare i servizi. Questo ho sempre sostenuto. Sono convinta che si possano recuperare risparmi, per esempio, dalla voce delle consulenze. Forse si può risparmiare anche sulle spese legali o immagino anche su altri sprechi che normalmente si trovano nei bilanci. Tutto qui. Mai parlato di buchi. Bene, grazie. Passa pure davanti. Sì, la valletta passa davanti. Prende il microfono. Lo prendo io questo, prendite, perfetto. E andiamo da Barbara. Ok. Non guardiamo dentro, bravissima. Allora, è uscito Zocca. Riconsegniamo la palla dietro le quinte. Prego. Allora, io le faccio una domanda, non in qualità di candidato sindaco, ma proprio in qualità di cittadino e operatore nell'ospedale, perché mi pare di capire, insomma, lei può avere forse più chiaro di noi cittadini quello che sta succedendo. La mia domanda è questa: al di là del pronto soccorso, in tecnologia, che investimenti sono stati fatti in questi ultimi anni? Perché si parla di chiudere o non chiudere l'ospedale, ma io penso che quando più parti politiche dichiarano cose diverse, convenga andare a vedere i fatti. Lei ce li racconta questi fatti? Brava, venga di qua. Facciamo un applauso. Allora, prego Zo. Allora, per rispondere alla domanda dell'avvocato Setti,
Io che appunto vivo da 25 anni la realtà dell'ospedale, al di fuori del discorso del pronto soccorso, in questi anni devo dire sinceramente che l'ospedale di Bussolengo, in quanto a tecnologia, è stato molto inferiore alle due cliniche cosiddette convenzionate che abbiamo a pochi chilometri di distanza, che sono Peschiera e Negrano. Ovviamente non sto qui ad elencare chi dirige Peschiera o chi dirige l'ospedale di Negrano, lo sapete benissimo e questo non, è inutile dirlo. Però, questo voglio dire, loro hanno, vi faccio un esempio, una risonanza magnetica di ultima generazione. Noi abbiamo comprato una risonanza magnetica pochi mesi fa usata. Vabbè, ci basta come esempio, è ovviamente emblematico. Girelli. Ringraziamo Veronica che ci aiuta in questo servizio. Era per dire un altro applauso, no? Vabbè, bravissima in questo. Vediamo chi è. Barbara Setti. Allora, io ho visto sul programma che hai fatto tu che hai l'idea di... Scusami, non è partito il countdown? No, ma è giusto, deve fare la domanda. Ah, scusami, sì, perfetto. È la balletta che... Prego la domanda. Allora, riprendiamo. Nel programma ho visto che punti sul fatto di avere degli assessori esterni. Dal mio punto di vista volevo chiederti, non è un po' svilente per la squadra che ti sta supportando essere messi da parte nel momento in cui dovrebbero prendere in mano le redini, diciamo, del comune e soprattutto nei confronti dei cittadini, degli elettori? Non era meglio fargli sapere prima un'eventuale ipotesi di assessore per capire anche loro chi saranno domani quelli che li comandano? Bene. Interessante domanda, sono contentissima di darvi questa risposta. Allora, innanzitutto la scelta è proprio dettata dal fatto che riteniamo che la competenza a livello di giunta sia fondamentale. Non c'è niente di svilente a sedere in un consiglio comunale e rappresentare la cittadinanza politicamente, anzi. Per quanto riguarda la scelta, noi abbiamo lanciato un bando da ieri e quindi su bussolengo5stelle.it, chiunque ha i requisiti, il bando è molto specifico sia per quanto riguarda il punteggio che i requisiti, può mandare il suo curriculum, perché noi siamo cittadini a servizio dei cittadini e quindi, come dicevo prima nell'introduzione, cerchiamo altri cittadini che vengano a mettere a disposizione le loro competenze per fare gli assessori. Requisito fondamentale per poter partecipare non essere iscritto a partiti e quindi la competenza si deve sposare all'indipendenza e credo che questa sia la scelta più importante per Bussolengo. Bene, mi sembra chiaro. Tocca a Ceschi. Non mi cada anche lei sul candano, eh. Ok, Marco Fasoli. Avevo una domanda ma la cambio. Pensava prima all'interlocutore. No, perché su tante abbiamo già risposta. Sentivo prima Marco che parlava della riapertura di via Mazzini. Io ho dei forti dubbi che si possa fare fisicamente la riapertura per... motivi che ci hanno già spiegato i tecnici comunali e volevo capire da lui come intende portare appunto queste pratiche, tutto quello che va fatto per riaprire nuovamente la via al traffico veicolare. Capito la domanda? Semplicissima, dice. Ok. Semplicissimo. Tu sai Stefano che noi non ci inventiamo mai niente, andiamo in giro, vediamo, copiamo delle idee, le adattiamo alla nostra situazione. Allora, la cosa è molto semplice, ha ragione chi ha detto prima che il fondo nella realtà della via non è che sia percorribile dai mezzi di locomozione. Il segreto sta però nell'accelerata e nella frenata, non è nel transito.
Allora, se noi riduciamo la velocità dei veicoli portandoli ad una velocità molto bassa di 20 km l'ora, la via torna ad essere transitabile. Chiaro che potranno esserci dei problemi, ma la via deve essere transitata a 20 km l'ora. Come fare per passare a 20 km l'ora? È molto semplice. Si mettono dei parcheggi sulla destra e sulla sinistra, creando una serie di S o di chicane per chi è pratico di autodromi, in maniera che l'autista è costretto a fare delle chicane per passare. Lo so, in Germania ci sono, come sapete che noi poi copiamo sempre da quello che fanno lì, quindi ci arriveremo. Ok, abbiamo capito il messaggio, voi adesso potete dire tutto quello che volete. Quindi... Bene, Stefano Ceschi, microfono, brava. Allora, ho visto nel suo programma tante belle proposte, gratuità dei libri di testo, rimborso trasporto scolastico, piscina coperta, oh, sì, c'è anche piscina coperta, l'ho letto proprio oggi. Nuova strada di San Vito, nuovi spazi teatrali per i giovani, bei propositi, ma un conto è fare l'elenco delle necessità di Bussolengo, perché oggettivamente sono delle necessità, però con quali risorse economiche pensa di farle? La piscina coperta, notoriamente chi l'ha promessa ha sempre perso le elezioni a Bussolengo, quindi... No, non credo di vada avanti. Va diviso in due parti. Le prime tre proposte, quelle che noi crediamo molto innovative nel programma, cioè la gratuità dei libri di testo triennali per gli alunni delle scuole medie e il rimborso dell'abbonamento scolastico per gli alunni delle scuole superiori meritevoli. Questi due temi, ho visto, sono stati molto apprezzati e li vorremmo pagare, solo dire, nel modo che ha spiegato prima Paola. Poi ha spiegato prima che ci sono determinati capitoli con la dicitura prestazione di servizi e con consulenza. La consulenza nella sostanza è una, sono le consulenze legali che costano una cifra enorme al comune. Già risparmiando su questa cifra si riesce a pagare questi servizi che abbiamo offerto. I libri, per esempio, triennali alle scuole medie costano 15.000 euro. Altri 5 ultimi 3 secondi. Basta, perfetto. Okay. Allora siamo Marco Soave. Allora volevo chiedere qui a Marco Soave cosa intende fare come candidato sindaco per i giovani di Bussolengo. Abbastanza secondo me è stato fatto. Intanto abbiamo dato una mano a tutte le associazioni di teatro e quant'altro per mettersi in mostra anche durante la Fiera di San Valentino. Abbiamo appoggiato anche ultimamente il progetto Wow, la goccia, abbiamo fatto un bel po' di cose, quindi noi percorreremo questa strada. Chiaro che col palatenda che abbiamo intenzione di rimettere finché non si farà qualcosa di nuovo sul piazzale di San Valentino, si presterà tantissimo all'apertura e così i giovani avranno anche un luogo dove fare dei meeting, dove proporre le loro cose. È un piccolo passo, però secondo me sta portando avanti quello che già in precedenza abbiamo fatto in questi anni, creare un dialogo con loro. Ci vorrà ancora del tempo, però siamo sulla buona strada. Bene, fermo lì, no? Eccolo qua. Chi sarà, se la matematica non è un'opinione? Come voleva si dimostrare, Massimo Girelli. Complimenti anche per il fiocchetto alle palline. Massimo, ho 8 domande, mi rispondi a quella che vuoi? Prego. Allora. Una. Allora, io chiedo come fa la vostra coalizione proporre nel programma iniziative volte al sociale
così ampio e anche a volte c'è da spendere dei soldi per investire lì, quando sugli ultimi due bilanci la nostra amministrazione è caduta per mano di tuoi rappresentanti che hai adesso su questa cosa, che il sociale non andava affatto, andava diminuito di molto. Non solo i costi, anche i servizi, perché andavamo, oltre che a tirar via costi, cioè l'investimento sul sociale, anche molti servizi. Allora io dico, dov'è un po' di coerenza questo? Ok. E le altre sette non le fa meno. Le altre, se c'è tempo le faremo meno. Prego. La domanda è chiara? Grazie Marco. Innanzitutto io non ero presente nella precedente amministrazione. La mia coalizione è composta da sette liste e sono una parte, fa parte della precedente amministrazione. Abbiamo condiviso in cinque liste 77 persone un programma. Sappiamo che il capitolo sul sociale è un capitolo importante e pertanto noi spingiamo affinché possa esserci l'assistenza sul sociale, possa esserci l'assistenza sulle associazioni, possa continuare la collaborazione con l'IPAB, con la GESPA, possa essere anche incentivato il servizio, visto che adesso avremo la nuova casa di riposo, i servizi a domicilio. Quindi dal mio punto di vista io non c'ero, però punto molto sul capitolo del sociale. Ok, risposta chiara. Luca, grazie, il compito della Valletta per ora è terminato, non è una nostra esclusiva, poi verrà anche tra di voi. E i temi sono tanti, le questioni sono tante, come per esempio la pressione fiscale. Cioè, ritorniamo alle domande con un minuto di risposta. Tocca il microfono. Allora, siamo arrivati qua, perché hai estratto la pallina, no, giusto? Per primo e quindi di qua. Ho visto che sono attentissimi. Grazie, perfetto. Oltre all'abbassamento dell'IMU sulla prima casa, punto in programma. Scusate, la ripeto così metropolizziamo tutti. Siamo un applauso anche ai direttori di gara qua, che sono con queste griglie dei tempi un po'. Oltre all'abbassamento dell'IMU sulla prima casa, punto di programma in comune tra molti di voi, quali sono le vostre iniziative per alleggerire la pressione fiscale sui cittadini? Allora, il nostro programma non prevede l'abbassamento dell'IMU prima casa, anzi, noi non abbiamo fatto nessun tipo di promessa in questo senso, perché abbiamo visto i conti di Bussolengo. E perché comunque c'è un patto di stabilità che lega abbastanza le mani al comune. È inutile che ci prendiamo in giro, cioè possono anche raccontarvela che vi abbassano le tasse, però si dà il caso che alcuni signori, uno si chiamava Monti, uno Berlusconi e uno Bersani, a dicembre abbiano firmato un accordo a livello europeo che ci costringerà ad avere un austerity per i prossimi 10 anni. Quindi questa è, il Bussolengo è in un comune che fa parte della Regione Veneto e dell'Italia. Se vogliamo prenderci in giro, crediamo a queste promesse elettorali, altrimenti cominciamo ad osservare le cose, a guardarle per come sono, ad interessarci di quello che succede a tutti i livelli, sfrondando da quella che può essere un'informazione che magari non arriva sempre corretta o sempre imparziale. Bene. Prego. Allora, sicuramente la nostra politica è quella di pesare il meno possibile sulle tasche dei cittadini. L'IMU prima casa deve rimanere al minimo. Noi vorremmo semmai intervenire su quelle che sono le seconde case che i proprietari possono affidare, che possono dare ai loro figli incomodato, oppure ai negozi, alle attività commerciali che devono essere agevolate. Poi come amministrazione il dovere è sicuramente quello di combattere l'evasione fiscale per avere un'adeguata evasione, un adeguato contributo da parte di tutti. E ultimo punto riguarda la dismissione del patrimonio, quello non ritenuto strategico, quindi fare un attimo il punto della situazione delle proprietà del comune e poi verificare quelle che si possono cedere. Bene, grazie. Cischi. Grazie.
Allora, mi dà l'opportunità di dire determinate cose. L'IMU sulla prima casa a Bussolego è già al minimo, quindi non serve per metterlo, è già al minimo. E la proposta è stata fatta da me nel penultimo consiglio comunale, approvata da tutti, ma poi non fatta passare da blocco PD e Lega in maggioranza. Il commissario poi ha ratificato questo emendamento che era passato e l'ha comunque applicato al bilancio in corso. Verità storica delle carte si può leggere, quindi quello esiste già. Il governo andrà a fare una riforma del DIM, quindi adesso noi non sapremo come applicarla, in che modo applicarla. Ci siamo spostati sul, come ha detto Massimo adesso, sui capannoni e sui terreni agricoli, i quali dovrebbero avere i trattamenti di riguardo. Perché? Perché garantiscono la produzione e quindi garantiscono l'assunzione di persone di Bussolengo, sono di cittadini che lavorano. Come farlo? Come farlo? Quanto può durare? 5 secondi? È lunga? No. Avanti. Invece grazie, perché finora siete stati nei tempi e noi dobbiamo essere più svizzeri di voi. Prego. Noi nel nostro programma non abbiamo proposto di ridurre l'IMU, ma di introdurre dei parametri che si chiamano indicatori di situazione economica equivalente, che già alcuni comuni adottano e che consentono di elaborare dei regolamenti perché ci sia una fiscalità distribuita in modo più equa in base agli effettivi redditi dei nuclei familiari. Inoltre, per ridurre la pressione fiscale ci siamo concentrati sulla riduzione delle tasse sui rifiuti, cercando di portare queste tasse dall'attuale 68% a una percentuale più alta, ma soprattutto misurando gli effettivi rifiuti del secco. Anche questo già altri comuni lo fanno, in questo modo le tasse sui rifiuti vengono ridotte. Anche la mia lista si è concentrata più che sull'IMU, che già, come già detto dai precedenti colleghi, il nostro comune è al minimo, sulla diminuzione per quanto riguarda il costo della tassa sui rifiuti. E questo perché sempre per ritornare al discorso del famoso bilancio, andando a guardare bene fra le carte di questo bilancio si potranno raccogliere o vedere tutti gli sprechi che sono stati fatti in questi anni, e da togliere questi sprechi, ecco che sarà possibile recuperare denaro che verrà impiegato per l'abbattimento perlomeno del 50% della tassa sui rifiuti. Grazie. Stiamo qui a parlare di rifiuti, togliere qualcosa che non risolviamo il problema effettivo delle famiglie, abbassare di 2 centesimi, 3 centesimi. E io porto un esempio, abbiamo il discorso della consulenza e degli avvocati che tutti dicono. Noi abbiamo vinto 13 ricorsi che ci sono costati al Comune di Bussolengo 500.000 euro. Non è che siamo andati in cerca, sono tutti vinti e i giudici hanno pensato bene di compensare le spese, ma li avevamo vinti anche con GSM, scusate, con Italgas, con tutte queste cose. Io ce l'ho qui il volantino. Cioè, poi siamo qui che parliamo noi di riduzione delle tasse, scusate un attimino, ma devono essere loro da Roma e in regione che pensano a questo. Sono pagati fior di quattrini, assessori regionali, consiglieri regionali e deputati, basta, prendono 12.000 euro al mese in regione, ragazzi, consiglieri, a Roma ne prende 25. Adesso noi stiamo qui a parlare di questo. Ok. Sono perfettamente d'accordo con Barbara Setti che ce la raccontano, perché nella realtà non è così. Pensate che in questi giorni stanno parlando in TV della riduzione dell'IMU. L'IMU per gran parte, oltre la metà, è una tassa che rimane al comune, quindi in questo momento i nostri governanti, togliendo l'IMU, si fanno belli con i soldi del comune, e quindi noi saremo sempre più in difficoltà nella gestione del comune. Noi non abbiamo previsto una riduzione del carico fiscale
per i cittadini, perché riteniamo che i servizi che dobbiamo erogare sono più importanti della riduzione del carico fiscale, e quindi abbiamo scelto di non toccare niente, anche perché, come diceva anche Stefano prima, sulla prima casa l'IMU è al minimo, sulle seconde case è una via di mezzo, non è ad un livello eccessivo, e quindi siamo fermamente convinti che sia più importante il servizio che non il carico fiscale. Grazie. Poi ci sarebbe anche l'altro grosso problema, che è quello del patto di stabilità, che incide moltissimo sui bilanci comunali. Questa devo leggerla, perché non sono esperto di PAT, P. Comunque l'amministrazione entrante parte con un PAT, parte il piano di assetto del territorio, approvato. Ora tocca quindi al P, cioè ai piani degli interventi, ovvero interventi e decisioni più mirate e specifiche. Allora, oltre ad evitare lo spreco del territorio, che dovrebbe essere prerogativa di ogni azione di pianificazione urbanistica, quale sarà il vostro orientamento? Allora, come giustamente diceva, il territorio è un bene non riproducibile, pertanto bisogna sprecarne il meno possibile. Come amministrazione noi vogliamo impegnarci per una riconversione delle aree, degli edifici dismessi ed inutilizzati. E fatto questo, vorremmo dar vita entro fine anno poi a quello che è l'approvazione del piano degli interventi. Piano degli interventi che deve essere innanzitutto indirizzato a risolvere le piccole esigenze familiari. E in seconda battuta un piano di interventi che permetta poi di creare posti di lavoro, recuperando anche quella parte di aree edifici industriali, per, come dicevamo prima, per poter quindi attrarre gli operatori economici che vogliono investire sul nostro territorio. Bene. Prego. Sì, sono perfettamente d'accordo con quanto detto da lui, infatti anche i programmi qui sono quasi tutti standard. Appunto, l'obiettivo è non sprecare territorio. Un altro aspetto importante del piano degli interventi è che con i soldi che il comune percepisce dalle varie costruzioni che si faranno va a costruire opere pubbliche. Qui appunto è importantissimo, sarà il ruolo principale del prossimo sindaco, partendo dalle basi che ha detto Massimo, capire quali sono le urgenze sulle quali intervenire. Il comune nel piano del sindaco ha già predisposto alcune di queste urgenze, secondo noi possono essere un po' modificate. A San Vito ne parlavamo prima, la grandissima urgenza della scuola, che ormai i bambini non ci stanno più dentro, quindi è opportuno, anzi è urgente, andare ad aumentare il volume di questa scuola. Sarà la prima opera che faremo. Bene. Stavolta abbiamo detto tutto in un minuto, c'è bisogno di altro tempo. Boschetti. Ma anche noi abbiamo un programma che è molto simile a quello che hanno detto loro due, una valorizzazione del PAT in modo coerente con il nostro programma. Vedere qual è il piano degli interventi e dare la priorità per riqualificare soprattutto gli ambiti di degrado urbano e tutte quelle iniziative che sono rivolte anche al risparmio energetico. E vogliamo anche dare la priorità sulla riqualificazione di quegli stabili in zona industriale che non sono più in uso, come dicevo prima quando si parlava di zona industriale. Grazie. Non posso che ripetermi anch'io riguardante i colleghi che mi hanno preceduto, che concordo pienamente con quello che hanno detto riguardo agli interventi più urgenti che il Comune dovrà fare. E, peraltro, ripeto, io non sono ferrato su queste materie, ma vedete, nella mia lista è composta di persone, ognuna con un suo campo specifico, per cui mi farò carico di far presente al futuro consigliere, al candidato di lista della lista a quale appartengo, e questi problemi per sviscerarli nel modo migliore. Bene, grazie anche per la sincerità. Grazie. Ciao. Allora,
in linea di massima è quello, sfido chiunque a mettere in un programma andremo a costruire dappertutto, non lo fa nessuno, quindi c'è già c'è un PAT che delinea le linee guida e ricordo che in questi 10 anni è stato costruito lo 0,027, è stato mangiato solo quello del territorio dando, mantenendo, cioè dando la possibilità di recuperare già l'esistente. Sono d'accordo anch'io, è chiaro che siamo stati anche quelli che hanno già proposto alcune cose per quanto riguarda i piani di intervento, quindi i piani di intervento devono portare soldi nelle casse che poi diventeranno opere, quindi dopo potremo fare la lista della spesa se ovviamente la crisi non diminuisce, cioè non aumenta. Ecco, questo è chiaro, penso che tutti concorderemo in questo. Dare la possibilità di riempire alcune sacche per portare del denaro liquido per fare opere. Messaggio chiaro. Il piano degli interventi non riguarda il recupero di edifici dismessi o di edifici che non sono in funzione. Per quello c'è un'altra legge che si chiama decreto sviluppo, invito i miei amici e colleghi qui ad essere un po' più informati. Il decreto sviluppo inserisce delle aree nuove. Aree nuove, ci sono 145 domande per inserire queste aree nuove per l'edificazione, però vediamo già che dove il piano degli interventi è in funzione, chi ha chiesto di inserire le aree chiede adesso di essere disinserito dall'elenco delle aree perché dal giorno dopo di quando si è inseriti si paga l'IMU per il terreno edificabile. E con questi chiari di luna, come diciamo noi, il mondo dell'edilizia è molto in difficoltà e avere un terreno edificabile su cui pagare la tassa e non costruire oggi non è che sia tanto vantaggioso. Quindi stiamo tornando un po' indietro, delle 140 domande sicuramente metà spariranno. Occhio al territorio naturalmente per non sprecarne. Grazie. Il patto di Bussolengo prevede comunque una, negli anni, non subito, comunque una certa cubatura sostanziosa di nuovi edifici. A questo punto il piano degli interventi generale è uno strumento importantissimo. Una personale considerazione, ritengo che possa essere stato uno degli argomenti che ha più messo in crisi la maggioranza e per questo forse siamo commissariati. Ad ogni modo, per evitare, perché pensare male, se qualcuno disse, si fa sempre bene, noi puntiamo su un piano degli interventi partecipato, il che significa che la cittadinanza dovrà partecipare a questa, alla costruzione di questo piano, dovrà essere informata e dovrà poter dire la sua. Questo è importantissimo se consideriamo il fatto che in Regione l'agosto scorso la Commissione VAS ha espresso un parere ritenendo che al piano degli interventi non si debba applicare la procedura VAS, quindi è chiaro la volontà politica che c'è in Regione comunque di ancora una volta escludere la cittadinanza da uno strumento così importante. Bene, grazie. Siamo ormai al rush finale, il giro tocca a lei. Nel frattempo voi, se volete prepararvi mentalmente qualche domanda, tra un po' arriviamo anche a voi e suggerisco a qualcuno che eventualmente ha qualche problema fisiologico di approfittarne. Una a caso, non possiamo concederci pausa, se no non andiamo più a casa stasera. Bussolengo si trova da sempre tra il lago, la Valpolicella e la città. Negli anni si è sentito parlare di possibili sinergie tra questi territori. Con quali di questi territori si intende sviluppare delle relazioni e che tipo di sinergie? Ma credo che per noi sia doveroso svilupparle con tutti quelli che hai detto. Cioè, siamo talmente fortunati ad essere nel luogo in cui ci troviamo, la natura ci ha dato queste opportunità, oltre a quelli che hai detto siamo anche molto vicini all'autostrada, quindi può agevolare ancora di più chi sceglie di investire a Bussolengo. Io sono per usare queste sinergie con tutti gli attori che tu hai citato e per fare questo occorre che sindaco e giunta si diano subito da fare, siano subito attivi e cominciano subito a riprendere quelle relazioni che sono andate perdute in questi mesi di commissario, non per colpa del commissario, perché il commissario si occupa dell'ordinaria amministrazione. Quindi io non do un attore privilegiato, ma
tutti quanti quelli che hai citato sono sicuramente da, da riprendere i collegamenti appunto per riportare qui investimenti su Bussolengo. Bene. Come lei ha detto, Bussolengo è veramente in una situazione privilegiata. Noi vorremmo tanto che Bussolengo fosse il primo paese alle porte del Lago di Garda e pertanto sviluppare sinergie soprattutto con i sindaci del Lago di Garda ma anche di Pastrengo, perché abbiamo una realtà come il Parco Zoo che può portare turismo visitazionale, come diciamo noi, all'interno del nostro territorio. Che vuol dire trasformare Bussolengo non in un paese di passaggio per attraversarlo andando da Verona verso il Lago di Garda, ma un paese dove ci si fermi volentieri per apprezzare le bellezze del nostro territorio. Allora credo che gli attori principali possano essere proprio i sindaci del Lago di Garda, perché con loro potremmo fare sinergia per creare eventi affinché i turisti del Lago di Garda possano visitare volentieri Bussolengo anziché solo passarci. Grazie. Vorrei ripetere la domanda per il candidato Save che è uscito. La domanda: Bussolengo si trova da sempre tra il lago, la Valpolicella e la città. Negli anni si è sentito parlare di possibili sinergie tra questi territori. Con quali di questi territori si intende sviluppare delle relazioni e che tipo di sinergia? Concordo con Paolo Buscherini nel dire del privilegio della situazione geografica del nostro paese. E concordo anche con lei nel dire che forse dovremmo prendere contatto con gli operatori turistici dell'ospedale del Lago di Garda, perché Bussolengo non avrà un grande centro storico, però qualche bellezza, vedi la chiesa di San Valentino, vedi la chiesa di San Rocco, chiese molto antiche, ricche di affreschi, potrebbero essere inserite in un circuito con delle brochure a livello di tutti gli hotel del Lago di Garda per essere visitate e quindi per creare un po' di turismo anche nel nostro paese. Grazie. Soave? Grazie. Sì, Bussolengo fa già parte da 2 anni della misura 341 delle terre del Custozza per poter promuovere prodotti, aziende e anche turismo, quindi una bellissima cosa nata 1 anno e mezzo fa da delle persone in collaborazione con le parrocchie e anche l'amministrazione comunale, il Pagus Pictus, che ha già dato qualche frutto. Questo non deve essere dimenticato da chiunque vinca, quindi è un grande applauso a chi l'ha promosso. Quindi la 341 che porta dei soldi per la promozione del territorio e queste iniziative che possano portare tipo musica nelle corti o altre, la festa d'estate e tantissime altre cose, possono veicolare con un'informazione adeguata dal lago anche qua a Bussolengo e non solo il passaggio. Bene. La prima cosa che dobbiamo fare è far classificare il paese di Bussolengo come paese turistico, se non passiamo da lì non andiamo da nessuna parte, oggi non è classificato come paese turistico, quindi dobbiamo attrezzarlo perché lo possa diventare. Chiaro che poi una volta che lo diventerà ha effettivamente una serie di attrattive che sono interessanti, estremamente interessanti. Se pensiamo per esempio al ciclo di affreschi del 1400 della chiesa di San Valentino piuttosto che quello della chiesa di San Rocco del 1500 o del chiostro dei padri redentoristi del 1600, credo che non ci sia da discutere niente, insomma. E noi già avevamo dato una indicazione, per esempio, di collegare queste visite guidate già alle manifestazioni che facciamo normalmente durante l'anno. Quindi organizzarci in questo senso in maniera che anche i cittadini turisti che passano da Bussolengo possano apprezzare queste cose e sicuramente poi tornare. Grazie. Senza dubbio, per quanto riguarda le sinergie, noi siamo in pochi, come lo dicevo prima, e quindi abbiamo già dovuto lavorare in sinergia. Per esempio, abbiamo lavorato con il comune di Lazzise
perché Soncini è un candidato 5 Stelle alla ZISE, e quindi gli abbiamo detto: guarda, noi siamo molto preparati sul sociale, tu sei molto preparato sul turismo, dacci una mano. E effettivamente ci hanno dato degli importanti suggerimenti. Uno per esempio è quello, loro ci dicono: ma quando noi siamo pieni, perché ci sono dei periodi in cui siamo pieni, se ci fosse qualche modo che il comune di Bussolengo ci dà per dire quali sono le strutture ricettive a Bussolengo, invece di mandare lontano, mandiamo lì. Poi un'altra cosa da tenere in considerazione: il turismo del lago passa da Bussolengo per andare a Verona a vedere l'opera. Allora una delle cose proprio suggerite anche da ZISE stesso è stata quella di dire: create comunque delle occasioni, per esempio sul nostro programma relativamente alla cultura c'è l'idea di organizzare delle serate in estate di spiegazione dell'opera, anche perché se non la si conosce l'opera non la si capisce. Bene, messaggio chiaro. Cosa sé che, come dicevano i precedenti colleghi, la sinergia bisogna crearla con tutti. Poi noi abbiamo, ritengo per me anche una fortuna, quella di conoscere il sindaco Flavio Tosi, che qui è rappresentato anche da una lista civica nella mia coalizione, e per forza di cose una sinergia importante con il primo cittadino del capoluogo nostro penso che sia doveroso. Con il lago poi naturalmente noi andremo a sviluppare iniziative anche per poter promuovere nella parte estiva nuovi programmi anche culturali. Se va in porto anche il nostro progetto Bussolengo Outlet, se posso spendere due parole, sicuramente creeremo un gran bacino di turismo che potrà sicuramente tornare utile a tutti i paesi limitrofi a noi, e pertanto la sinergia verrà automatica con gli altri sindaci. Grazie. Allora, non abbiamo la possibilità di fare pause perché insomma non abbiamo, come dire, non siamo attrezzati in questo senso, però siamo quasi alla fine, ancora due domande. Una delle cose, diciamo, importanti per un comune a cui spesso viene dato sempre poca attenzione, poco risalto, è l'aspetto della cultura. Spesso i fondi, i soldi, insomma, destinati a questo comparto sono, insomma, col lumicino e col contagocce. Per quanto riguarda Bussolengo, che prospettive e che intenti ci sono di investimento in questo settore, e quali saranno, dovranno essere i luoghi, il luogo della cultura? Bussolengo purtroppo è sempre stato tristemente noto per essere poco sensibile a tutti gli eventi culturali che vengono promossi. Oggi vediamo però un risveglio di questa cultura. Nel nostro programma abbiamo inserito la possibilità che la biblioteca non diventi solo un luogo per andare a prendere i libri, ma possa diventare un centro per sviluppare eventi, per dialogare anche con tanti personaggi importanti che ho scoperto girando tra le zone di Bussolengo. Alcuni li conoscevo, ma molti non li conoscevo. Guardate che nel nostro paese vivono delle persone che possono dare moltissimo alla cultura e portarci personaggi molto importanti per creare sensibilità sia nel mondo dello spettacolo che nel mondo della cultura, giornalisti, artisti. Ecco, vorremmo sfruttare di più le tante potenze che abbiamo nel nostro territorio. Abbiamo capito il messaggio. Concordo con la collega della poca recettività che c'è sempre stata in questo paese riguardante la cultura. Vorrei però spezzare una lancia a favore dei giovani in questo senso. Io vedo una mancanza completa, oltre che di approfondimento culturale, anche di approfondimento di cultura musicale. Noi abbiamo dei paesi limitrofi, vedi Villafranca, che negli ultimi anni hanno fatto degli eventi a dir poco internazionali, invitando complessi, invitando delle band di livello di caratura internazionale. Ecco, io non voglio pensare che in un comune con un bilancio in queste condizioni si possa prevedere di poter invitare
band costose, però si potrebbe cominciare facendo per esempio dei concorsi per delle band emergenti e però aperti al pubblico in serate particolari. Grazie. Grazie. Allora, credo che in questi anni sia stato fatto molto, molto, tantissimo. La biblioteca ne è una prova tangibile, tutti i giorni possiamo toccare con mano tutte le mostre che sono state fatte in biblioteca, di personaggi di Bussolengo, posso parlare di Artemisia e di altri artisti bussolenghesi, abbiamo portato alla riscoperta con la rievocazione storica la mostra delle ale di Paul, e la mostra sulla seconda guerra mondiale, che abbiamo raccolto non solo le scuole di Bussolengo ma tutte le scuole del circondario e anche da Verona. Ovviamente abbiamo potuto, ci sono stati dei momenti dove non avevamo denaro perché sono stati tagliati per volontà mia, anche per volontà del bilancio, e abbiamo fatto comunque tantissime cose per dare spazio alla cultura Bussolengo. Quindi io penso che già molto è stato fatto, sono d'accordo se dite diamoci da fare tutti per ancora più cultura Bussolengo, anche il mantenimento delle tradizioni. Quindi abbiamo fatto tanto in questi anni e c'è da fare ancora molto, chiaro, perché si è stati fermi tantissimi anni. Grazie. Sono dell'idea che la biblioteca che c'è, che funziona, vada potenziata sicuramente, e ho ricevuto proprio una richiesta in questo senso e mi hanno detto: se tu domani sarai sindaco ti preghiamo di tenere aperta la biblioteca tutte le sere, adesso è aperta solo il martedì in via sperimentale, perché diventa un centro di aggregazione importante per i giovani, e altrimenti i nostri giovani vanno da qualche altra parte, quindi meglio che vadano lì. E la domanda diceva anche dove fare la cultura. È chiaro che la biblioteca, lì dov'è e com'è strutturata, non può essere il posto della cultura. Il posto della cultura deve essere Villa Spinola quando sarà finita, perché ha tutta una serie di strutture che possono essere specificatamente destinate a questo tipo di attività. Grazie. Lei? Intanto la cultura è... Intanto la cultura può essere anche la cultura civica, e quindi il nostro programma ha puntato tantissimo sulla partecipazione, perché comunque, mi riferisco in particolare ai giovani, è importante che si riabituino ad occuparsi alle cose del proprio paese, delle proprie amministrazioni. Poi ovviamente per la cultura non è soltanto questo, e noi nel nostro programma abbiamo individuato tutta una serie di iniziative anche nuove e interessanti, che magari vi invito ad andare a leggere. Quello che però è importante è che non si ragioni a compartimenti stagni. Per esempio, quando prima parlavo del centro commerciale naturale, che invece è uno strumento per risollevare il centro, parlavo di un calendario. Ora, se le iniziative culturali ci sono ma non hanno quella visibilità che dovrebbero avere, poi hanno poco successo, e quindi è importante che le due cose si parlino, e che quindi per esempio il centro commerciale naturale, quando definisce il suo calendario, faccia riferimento anche a tutti gli eventi culturali, anche da parte delle associazioni, non solo del pubblico. Bene, così abbiamo chiuso il discorso. Girelli. Allora, quando si parla di cultura innanzitutto bisogna parlare di una programmazione, come diceva anche Barbara, e quindi di un calendario di cosa si vuole fare. E chi può aiutarci a stendere un calendario? Senza andare tanto in giro in cerca di grandi artisti, noi gli artisti li abbiamo in casa. Io ho amici personali, Anna Ferri che vedo in sala, Serafino Rudari, artisti di fama veramente internazionale che espongono all'estero, espongono e ottengono grandi successi, e qui a Bussolengo passano un po' in sordina, in secondo piano. Il poter sfruttare queste potenzialità, il loro nome che a loro volta portano in alto il nome di Bussolengo, penso che sia una cosa importante e fondamentale per sviluppare cultura. Poi se guardiamo anche un po' il discorso terza età, una cosa che noi abbiamo in programma è quella anche di organizzare dei corsi di informatica gratuiti per le persone della terza età, appunto. Bene. Ultimo, Ceschi, prego. Grazie. Parlando per ultimo di questo tema,
posso dire che è già stato detto tutto, diciamo, anche quello in cui concordo io, in particolar modo con Marco quando parla di il vero fulcro della cultura bussolinghese dovrebbe essere Villa Spinola. Concordo perfettamente, costa svariati milioni risistemarla. Nel frattempo il luogo che adesso è ritrovo naturale di giovani, di persone che vogliono incontrarsi appunto per condividere esperienze, imparare cose nuove, appunto dedicarsi alla cultura, è diventata la biblioteca, la nuova biblioteca. Va potenziata sicuramente, vanno offerti nuovi servizi. L'unico difetto grosso di questa struttura è che è costruita in modo tale che sta recando più danno al comune adesso per via di consumi energetici, ci piove dentro, il parquet si è già alzato. È una cosa, è diventato un ritrovo naturale di giovani. Se l'avessi avuto io ai miei tempi all'università sarebbe stata una manna, perché andare lì a studiare, ritrovarmi in mezzo ai miei colleghi è molto meglio di andare a Verona. Quindi è già un fatto positivo che sia così. Siamo alla fine, l'ultimissima domanda ce l'abbiamo fatta in poco tempo, dai, 2 ore. Poi daremo spazio anche a quelle che sono le opinioni che sono arrivate attraverso il web, attraverso le email, e a quelle che sono 2 o 3 idee da parte vostra. Ok, quindi l'ultima domanda riguarda quindi gli scenari politici post elezione. Si può immaginare che non probabilmente si può, forse si andrà al ballottaggio, forse qualcuno vincerà il primo turno. Quindi, nel caso la vostra candidatura andasse al ballottaggio, quali possono essere gli scenari politici possibili per arrivare a un'amministrazione stabile? Quindi il candidato sindaco. Prego. Allora, per quanto riguarda Donne per l'Italia, la lista che io rappresento, non ci siamo posti mai questo problema. Comunque vada, i cittadini di Bussolengo, comunque sia il loro voto nei confronti della nostra lista e delle altre liste, noi vi posso dire che accetteremo con serenità il verdetto e il voto che ci vorranno dare gli elettori di Bussolengo. Ok, quindi si va a precisare quali potrebbero essere gli orientamenti politici e eventuali accordi. Però, sì, in effetti questo è il senso della domanda, cioè più quello che sarà il verdetto delle urne sarà nel caso di un faccia a faccia definitivo. Quali dovrebbero essere, quali potrebbero essere i classici, insomma, apparentamenti tra le varie forze politiche. Teniamo conto però della... Prego. Sì, facciamo finta di essere al ballottaggio e io credo che offenderei i bussolenghesi se dicessi che farei un accordo con quelli che siamo usciti tempo fa. Non mi sembra proprio corretto, visto cosa è successo e soprattutto come potremmo ripresentarci ancora lì. Tocca scapparti in cuore di tutti, parliamo se c'era. Quindi tanto pensiamo a passare, poi si vedrà, insomma, stiamo sereni, dai. Ok. Fasol? Allora, nel caso noi arrivassimo al ballottaggio, intanto è interessante capire chi c'è al ballottaggio con noi, perché quello è già automaticamente escluso dai nostri accordi, quindi dobbiamo già fare delle ipotesi su chi è il candidato che è in contrapposizione con noi. Chiaro che la nostra area si avvicina un po' a un'area moderata di centro, quindi qui le persone che sono moderate di centro sono Paola Boscaini e sono Stefano Ceschi, quindi siamo su quest'area, insomma, e quindi indicativamente siamo qui. Direi che più chiare di così. Nell'ipotesi di un ballottaggio che ci vedesse a confronto con un'altra forza politica, noi del Movimento 5 Stelle non faremo nessun tipo di alleanza.
nell'ipotesi in cui, no, anche perché non sussiste il problema che c'è a livello nazionale dell'eventuale ingessatura del governo, nell'ipotesi in cui non fossimo al ballottaggio, la do per molto remota, comunque noi andremo a votare perché siamo per la partecipazione, quindi il voto è fondamentale, ma ognuno di noi andrà a votare secondo coscienza e non daremo nessuna indicazione di voto. Bene, assolutamente in linea con quello che... Mi è già stata fatta questa domanda dalle persone e io ho sempre risposto che al momento noi stiamo puntando dritti alla vittoria al primo turno perché riteniamo che stiamo lavorando bene come coalizione. Va da sé, come diceva anche Marco Fasoli, che in caso di ballottaggio bisogna vedere chi c'è dall'altra parte. Al momento però non voglio sbilanciarmi e dico solo che noi cerchiamo di chiuderla al primo turno anche per evitare ulteriori costi alla macchina amministrativa, visto che... Un attimo, dopo vi sfogate, Ha finito? Boh, perfetto. Ceschi, prego. Io non credo che nessuno vincerà il primo turno invece. Onore all'onestà, va. Sono convinto che si andrà al ballottaggio e al momento non so dirvi con chi ci alleeremo. Ovviamente dobbiamo confrontare i programmi, alcuni li abbiamo già letti, abbiamo già trovato le prime corrispondenze ma anche le prime, diciamo, negatività. Il ballottaggio è sempre una gara a sé. Al momento siamo concentrati sul primo turno, stiamo facendo di tutto per arrivare noi al ballottaggio e il secondo dopo che saremo al ballottaggio penseremo a con chi allearci, se allearci soprattutto, e se chiedere una mano a chi è arrivato con noi al ballottaggio. Bene. Prego. Permettetemi una battuta, faccio tanti auguri alla grande coalizione per arrivare al primo turno. Se noi anche in fase di formazione delle coalizioni siamo sempre stati aperti a tutti, ma il prezzo da pagare abbiamo visto che era troppo alto, per cui abbiamo preferito correre da soli. Di conseguenza, se arriviamo al ballottaggio, siccome anche noi rappresentiamo un'area di centro moderata, andremo a vedere con chi è possibile fare un'alleanza, ovviamente restando fermi nei nostri principi, perché dobbiamo governare e per governare ci vuole equilibrio e coesione tra le persone. Bene, grazie. Lei ha già risposto? Abbiamo già risposto. E allora, grazie anche per essere rimasti bene fedelmente nei tempi. Siamo arrivati alla fine. Voi sapete che questa serata è stata organizzata, cioè, soprattutto da il Bussolenghese, oltre che il Centro Culturale, eccetera. Sul internet sono arrivate delle segnalazioni, delle richieste, delle domande. Una di queste, per esempio, che è firmata Lucia Mazzi: cosa pensano i candidati sindaco del servizio asilo nido di Bussolengo e come verrà pensato nel proprio programma amministrativo? Quale sarà quindi il futuro dell'asilo nido? A questa domanda devono rispondere, vero? Devono rispondere. Ecco, questa sintetizza un po' quello che è l'elemento, diciamo, in più oltre a quelli che abbiamo sottoposti finora. Solo asilo nido, non tutti gli altri. Questa era la domanda. Il futuro dell'asilo nido è un po' discriminatoria, secondo me, perché abbiamo anche gli altri asili dove i bambini hanno la stessa età, quindi hanno 2 anni di più, 3 dopo, però comunque a prescindere da tutto va comunque salvaguardato in tutti i modi. Questo è, non possiamo, sfido chiunque a dire il contrario. Però c'è anche, noi abbiamo in preventivo anche di ampliare ancora l'albero, perché l'asilo l'albero, per dare opportunità a quelli che vanno via dal danese o trovare comunque le soluzioni adatte perché abbiano sia una casa anche per loro durante tutta la giornata.
Bene, grazie per la sintesi, Fasoli. Sono un po' di parte nel parlare dell'asilo nido, perché ho una bambina che ha 18 mesi. Quindi io dico che, come ho affermato all'inizio, per noi l'asilo nido è inserito nei servizi sociali, abbiamo detto che i servizi sociali non si toccano nella maniera più assoluta. È chiaro che l'asilo nido comunale oggi offre dei servizi alla cittadinanza che secondo me devono essere migliorati, perché asili nidi privati offrono dei servizi diversi e quindi dobbiamo tornare ad essere in competizione e cercare per quanto possibile di ridurre i costi di gestione di questi asili nido, ma è fuori discussione che l'asilo nido non può essere eliminato assolutamente. Ridurre i costi senza eliminare. Una candidata sindaco che ha una lista fucsia, perché la partecipazione delle donne è maggiore del 51%, non può che difendere a spada tratta l'asilo nido, anche perché a Bussolengo è un servizio, io ho la mia bambina lì, sicuramente di qualità. Io vorrei però che l'asilo nido diventasse anche qualcosa di più. Da mamma mi trovo a volte a dovermi cercare una babysitter, mi farebbe piacere che ci potesse essere un coordinamento fatto dall'asilo nido per persone che per esempio forniscono servizio di babysitting, o perlomeno anche per quei nidi privati che sono convenzionati con il comune, perché è importante condividere un'idea di dove vogliamo andare e che cosa vogliamo per i nostri bambini, e quindi il fatto di poterci appoggiare come comune a delle strutture private non può esaurirsi nel bando e quindi nei posti che sono a disposizione dei più piccoli, perché stiamo parlando di 0-3 anni, e quindi è importantissimo che ci sia un unico pensiero. Bene, grazie. Girelli? Scusa un attimo, se nel frattempo c'è spazio per due, massimo tre domande del pubblico, quindi chi vuole prenotarsi deve alzare la mano. La domanda deve essere fatta a tutti e sette i candidati, avranno un minuto, e vi preghiamo e preghiamo i candidati consiglieri ovviamente di non portare la loro domanda a tutti i candidati, ma di lasciare spazio ai cittadini che sono fuori dalle liste e dalle elezioni. Va bene, quindi a ognuno insomma la propria coscienza. Tre domande allora? Tre domande. Sì, intanto possono rispondere. Quindi intanto pensateci. Girelli. Allora, non posso che dire cose positive dell'asilo, visto che mio figlio Tommaso lo frequenta giornalmente. È ben strutturato, va da sé che deve esserci un controllo su quelle che sono le spese, ma queste si possono fare solamente in collaborazione con chi gestisce direttamente l'asilo. E probabilmente ci sarà anche necessità di creare un allargamento di quelli che sono i posti convenzionati. La struttura dell'asilo nido comunale non può tenere più dei bambini che adesso, e pertanto sarebbe opportuno fare delle convenzioni anche con le strutture private di asili nido che sono sempre sul nostro territorio. Bene. L'asilo nido comunale per noi è un'eccellenza che va sicuramente salvaguardata. Gli ultimi bilanci, io ma soprattutto il collega Marcellino Buonizzato, siamo sempre battuti per difendere il ruolo dell'asilo nido e per difenderlo dagli attacchi dell'allora assessore, per il quale il costo era troppo elevato. All'interno di quel capitolo vanno a finire tanti costi che in realtà non sono dell'asilo nido. Non dobbiamo vederlo come un costo, ma va visto come una risorsa. Quello che a livello pedagogico l'asilo nido comunale può offrire rispetto a un privato è sicuramente maggiore. Non voglio denigrare il privato, che ha sicuramente il suo ruolo, e occorre sicuramente anche quello, perché le domande che si possono accettare sono solo un tot. Ma l'asilo nido di Bussolengo va salvaguardato e io mi impegno formalmente a mantenerlo così com'è e anzi a progredire nello sviluppo di questo asilo. Sì. So che l'asilo nido comunale di Bussolengo è un asilo di eccellenza, è ovvio che deve comunque confrontarsi sia a livello di rette che di servizio con quello che offrono gli asili nido privati,
e bisogna certamente avere un'attenzione ai costi, perché c'è sempre il rischio purtroppo che le strutture pubbliche possano offrire, dal punto di vista del servizio, so che non è così perché offre dei servizi di eccellenza anche rispetto ai privati, però bisogna anche stare attenti che i costi non superino quelli dei privati. Grazie. Allora, concordo con quello detto dai miei colleghi precedenti, anche se loro hanno toccano con mano la realtà dell'asilo nido, io ormai da tantissimi anni non tocco più con mano questa realtà avendo due figli universitari. Comunque concordo con la pienezza di mantenere questo asilo nido pubblico, che si confronti con il privato, anzi che arrivi a dare gli stessi servizi in modo sempre più efficiente. Bene, grazie. Allora, abbiamo finito con questa esposizione da parte dei candidati sindaco. La parola al pubblico. Mandiamo, sguinzagliamo la nostra valletta. Però, che è qua. Il microfono ce l'ha già? Ce l'ha già, perfetto, questo possiamo spegnerlo per ora. Ok, quindi la signora con gli occhiali e la maglia azzurra. Siamo alla quinta fila, la valletta lì davanti a destra. Avanti? Guarda, facciamo qui, guarda, questo. Vai. Quinta fila a destra. Non siamo nella lista, vero? No. Parli vicino al microfono così sentiamo. Buonasera a tutti. Ho solo una richiesta in particolare. Abbiamo parlato di tante cose, ma vorrei soprattutto ai futuri sindaci di Bussolego chiedere un'attenzione particolare agli anziani, perché ci sentiamo un po' abbandonati ultimamente, un po' perché l'INPS ci fa le cose che ci fa, ci tolgono un po' l'ospedale, ci tolgono un po' di cose, ci hanno tagliato il servizio navetta che dalla periferia vicinissima a Bussolego ci portava all'ospedale, ci portava un po' in paese, e quindi ci sentiamo un po' maltrattati, ecco. Vorremmo che vi occupaste un po' di più la vicinanza agli anziani, alle persone più bisognose di aiuto, che magari non hanno la possibilità di partecipare sempre a tutta la vita di Bussolego. Grazie. Grazie a lei. Perfetto. Abbiamo capito benissimo la domanda, no? Ok. Allora, domanda e risposta subito, quindi sì. Poi facciamo le altre due. Dunque, abbiamo finito con Zocca, tocca a Soave. Grazie. Abbiamo fatto tanto per gli anziani in questi anni. Il bus navetta c'era, è stato soppresso perché negli ultimi bilanci ci hanno detto dove dovete togliere assolutamente, è un costo inutile, ovviamente non avevamo i numeri per poterlo portare avanti, ma si preferiva dare più soldi all'aeroporto, che non serviva a niente. Ecco, abbiamo una rete di servizi nel nostro programma, ma penso che ce l'abbiano tutti, non è che uno deve farsi paladino degli anziani, una prova è quella che con la nuova casa di riposo sarà instaurato anche un servizio di diurno per 25 persone che li portano al mattino, vanno a prenderli alla sera, anche autosufficienti. Quello sarà comunque il servizio per gli anziani, sarà da mettere in rete, da potenziare, dopodiché anche per la spesa, per i medicinali, anche per quello che riguarderà la compagnia ad essi, con il sistema di volontari e dei giovani che intavoleremo questo tavolo che ho detto prima. Ecco. Grazie, Sara. Sì, il problema degli anziani è decisamente un problema importante e speriamo di arrivarci tutti ad essere anziani e quindi a prepararci la strada per quando arriveremo lì. Noi nel nostro programma, mi ripeto, ma purtroppo è questo, abbiamo mantenuto allo stesso livello tutti i servizi sociali così come sono gestiti adesso e quindi l'anziano ha un'importanza notevole per noi, perché nei servizi sociali le cose più importanti sono gli anziani, i bambini piccoli e le persone che vivono nel disagio. Queste nella realtà sono le cose che noi dobbiamo andare a sostenere. Chiaro, grazie.
effettivamente ha ragione lei, nel senso che basta guardare Bussolengo. Se lei vuole andare a fare una passeggiata dal centro fino al cimitero, a metà strada non c'è una panchina dove sedersi. Quindi ecco, il comune, la prima cosa che deve fare per gli anziani è pensare a un arredo urbano pensato anche per gli anziani. Poi sicuramente lo sportello del cittadino, che è una delle iniziative che noi proponiamo, è fondamentale per tutti i cittadini, anche per l'anziano, per conoscere quelli che sono i servizi disponibili sul territorio, perché molto spesso non soltanto gli anziani, ma in generale noi cittadini non chiediamo, ma perché non sappiamo quello che c'è e quindi magari non si usufruisce di servizi che ci sono e che poi finiscono per non essere più erogati perché tanto non li chiedeva nessuno. Quindi è fondamentale una comunicazione semplice. Dopodiché lo sportello per il cittadino può servire anche ad avvicinare le persone più anziane, meno preparate per quanto riguarda l'informatica e il computer, a poter partecipare a quelle che sono le iniziative di democrazia partecipata che il Movimento 5 Stelle ha pensato per Bussolengo. Girelli. Allora, sicuramente le persone anziane sono persone che vanno aiutate, assistite per vivere in piena libertà e in tranquillità la propria vita. Noi abbiamo alcune iniziative, innanzitutto per quel che riguarda anche la parte burocratica che tante volte si trovano in difficoltà, è quello di creare uno sportello amico all'interno del comune dove appunto per gli over 65 c'è la possibilità di essere assistiti per muoversi all'interno del comune senza essere rimpallati da un ufficio all'altro. Poi sicuramente con la nuova casa di riposo vi sarà il servizio diurno attivato e quindi la possibilità di poter portare le persone bisognose nella stessa casa di riposo e poi tranquillamente tornare a casa alla sera, e nonché anche l'assistenza domiciliare. Come dicevo prima, poi ci sono alcune iniziative, alcune sono già in corso, le corsi di pittura oppure la possibilità di imparare gratuitamente anche l'utilizzo dei computer. Benissimo. Ceschi. Grazie. Credo che sia sbagliato affiancare la parola problema alla parola anziano. È una risorsa, va vista come una risorsa. Oltre a tutti i servizi che il comune dà, abbiamo parlato della casa di riposo, del servizio diurno e tutti questi che normalmente fa, occorre concentrarsi su appunto la terza età delle persone anziane, su come renderle partecipi alla vita della comunità. E questo deve fare il comune. Prima ne parlavo nella presentazione, abbiamo tutte le risorse sia umane del volontariato, bisogna metterle insieme, farle collaborare. Occorre questo, cioè dobbiamo finirla di vedere anziano problema. È il contrario, c'è tanta richiesta di aiutare, di mettersi in gioco, che il comune deve solo, non è facile, deve organizzare tutte queste associazioni e trovare un ruolo a queste persone. E, un altro problema, quello del trasporto, sì, quello è un problema. Noi ci siamo impegnati nei vari quartieri dove siamo andati a ripristinare quella che si chiamava linea argento. Non ci sono i soldi per ripristinarla completamente, ma martedì e giovedì a chiamata può essere un servizio che parte subito. Perfetto. Linea argento. Su quello che viene definito tema anziani abbiamo un ampio capitolo nel nostro programma. Vorrei soffermarmi su tutte quelle persone, che è bruttissimo chiamarle anziane, perché sono persone che non lavorano più o casalinghe, che non hanno più i figli da accudire, che hanno tanto tempo libero, dove noi le abbiamo chiamate addirittura la fabbrica delle relazioni, perché sono una grandissima risorsa all'interno dei comuni. Abbiamo visto esperienze proprio nel territorio, nel Veneto, dove gli anziani, i comuni mettono a disposizione di queste persone delle ore di formazione per qualificare le persone in base a quelle che sono le loro potenzialità, la loro voglia di dare, e fanno delle attività egregie a fianco degli insegnanti nel settore dell'educazione civica, dell'educazione stradale, e sono veramente una risorsa eccezionale. Grazie. Concludiamo con Zocca. Allora, torno riguardo agli anziani, volevo chiarire dal punto di vista sanitario. Il nostro ospedale, tornando a una delle domande principali iniziali,
vi erano fino a una decina d'anni fa 80 posti letto di medicina e geriatria. Adesso sono stati ridotti a 20 negli ultimi 2 anni. Voi potete immaginare che ogni volta che viene ricoverato un anziano di Bussolengo nell'ospedale, non è tanto la difficoltà di guarirlo, di tentare di farlo star meglio, ma dopo è di trovare il posto letto, che qua non c'è mai. Quindi si è costretti a mandare il più delle volte gli anziani in altri nosocomi, addirittura a Mantova o a Legnago, con un disagio enorme da parte delle famiglie. Ecco, mi auguro che l'IPAB, che la vecchia IPAB, che adesso verrà sostituita dalla nuova casa di riposo, possa servire come d'accoglimento di una piccola geriatria B di una ventina di posti letto, dove mandare questi anziani che dopo la fase acuta, prima di essere dimessi, possano stare una settimana, diciamo, per togliere le flebo e passare alla terapia orale, insomma, per essere dimessi. Certo, grazie. Veniamo a lei. Abbiamo la segretaria, intanto grazie alla signora per aver posto la domanda, che è un problema, mi pare, tutti, insomma, abbastanza all'unanimità. Io chiederei, per l'ultima domanda, se riusciamo anche a prendere la domanda di un ragazzo giovane, diciamo sotto i 40, giusto per equiparare, scusate, giusto per equiparare. Se uno là in piedi che si sbraccia, non è in nessuna lista, vero? No. Sì, so che lo conoscete voi, ma... non si sa mai, gli infiltrati. Allora, il microfono funziona? No, è sempre quello che non funziona. C'è? Vediamo, adesso è acceso. Adesso è acceso, c'è la luce. Alberto, 27 anni, giovane. Non avevamo dubbi. Sentite anche là dietro? Così com'è? Perfetto. Silenzio, prego. Sanno dire almeno 4 nomi di associazioni che lavorano e agiscono nel territorio di Bussolengo, non solo associazioni giovanili, associazioni in generale. 4 nomi, e se li conoscono, se sanno cosa fanno, se sanno chi sono, perché è molto importante. Parliamo ovviamente di volontariato, di onlus, non solo, insomma, operativi e attivi nel... Però questa domanda pone quindi un problema logistico, il primo che risponde, quindi vedo che se avete dei foglietti... Allora, spieghiamo quindi qual è il problema? Perché naturalmente se il primo risponde, dirà l'associazione... Non c'è nessun problema, io li salto i 4 nomi, non c'è nessun problema. Noi nel nostro programma abbiamo inserito una cosa importante che si chiama... consulta di regia delle associazioni, perché oltre ad essercene tante in giro, tante si sormontano nell'operato, e quindi la nostra intenzione era quella di fare una gestione coordinata da parte del comune di queste associazioni che ci sono in giro, che sono in tutti i settori, dalla parte della sanità, della cultura, dello sport, ce ne sono finché vogliamo. Ho già detto 3 settori senza nominare neanche una. Ok, quindi lasciamo che pensino, che scrivano, che riflettano. Voi siete a posto con penna carta? Sì, questa è la domanda, cioè fare 4 nomi, se li conosciamo ovviamente. Fasoli non è elencato neanche uno, perché abbiamo capito la sua ragione. No, c'è. Partiamo dal primo che è pronto, o proseguiamo il giro? Proseguiamo il giro? Barbara, senti, è pronta? Sì, penso che li leggiamo ormai. Possiamo elencare, se loro l'hanno già pronta, possiamo elencare. Sì, così accontentiamo subito. Allora, facciamo il giro normale, senso orario, così almeno. Allora, intanto wow, anche perché hai la maglietta, c'è scritto, quindi... Non è un'associazione, ecco, già bocciata. Ok. Allora il suggerimento era... Ok, poi ho pensato alla GESPA, che insomma mi sembra un'associazione importante che aiuta molte famiglie. L'Informa Giovani non è un'associazione, ma comunque è un servizio e raccoglie un sacco di idee. E gli scout. Ok, io chiedo agli altri di non scrivere, ma di... verrò dietro e vi guarderò.
Prego, prego. Allora, io avevo pensato anch'io alla GESPA, poi alla Protezione Civile, all'Avis e agli Alpini. Ok? Agli Alpini. Ceschi? Escludo un po' quelle che hanno detto gli altri, allora mi soffermo. La prima che mi è venuta in mente è la goccia, l'associazione della goccia del territorio, che hanno già fatto molto per Mussolengo, compreso andare a ridipingere panchine, muri coperte da spastiche, diciture varie. Tipo puliamo il mondo, insomma. Poi mi viene in mente Vivere con Dignità Onlus, che è un'altra associazione che fa cose caritatevoli. La Caritas è un'altra associazione storica di Mussolengo, te l'ho detto tutte. L'Avis, gli Alpini, insomma, sono tante altre. Ok? Mussolengo è ricchissimo di associazioni e il nostro sogno è proprio quello di riuscire a coordinarle e a fare in modo che anche i contributi alle varie associazioni vengano date in base ai progetti che le associazioni presentano e non a pioggia per farli contenti tutti. Così di getto, poi vi posso dire anche cosa fanno, ho scritto Ad Moravis, Scout, Centro Culturale, Caritas, GESPA, Vivere con Dignità. Vivere con Dignità, sapete che fanno dei progetti bellissimi non solo per Mussolengo ma anche di collegamento con il territorio, che è veramente interessantissimo anche per un altro progetto che abbiamo inserito dentro nel nostro programma, la GESPA con gli handicappati, la Caritas, che oggi forse non tutti sanno che danno ben la spesa settimanale a 70 famiglie di Mussolengo, 70, sono 68, 69 e stanno arrivando a 70. Il centro culturale, che forse una volta faceva molto di più, che ci sta ospitando oggi, che è andato un po' in crisi, Scout, l'Avis, l'Admor, sappiamo. Conosco il centro culturale Monsignor Bacciglieri, l'Admo, la GESPA, la Carita, l'Avis, su qualche parte anche mia figlia. Zocca, sintetico, bene? Allora, c'è l'Associazione Nazionale Carabinieri in Pensione, che fa moltissimo, c'è l'associazione del torneo che si fa a Capilippi del Gaza, c'è Artemisia che mi ha fatto le mostre, poi c'è l'Aido, c'è l'Avis, la Protezione Civile, l'Adon, la Goccia e il Faro, la Goccia abbiamo collaborato, quindi insomma tutte queste, forse ne dimentichiamo che qualcuna magari che c'è, che si muove, però non è tanto visibile. Sempre nascoste ma che fanno molto in silenzio, direi che è passata. Allora, il tempo mi pare che è finito, non c'è due domande, insomma hanno cercato di riassumere un po' quello che poi da qui alla fine della campagna elettorale magari altri momenti di confronto potrebbero esserci. Adesso invece è arrivato un momento importante, conclusivo, perché ognuno dei nostri candidati avrà un minuto per fare il proprio appello a tutta la cittadinanza. Quindi ognuno di voi riassumerà in 59-60 secondi il motivo per cui dovrebbero votarvi. Siamo partiti con Setti, quindi adesso partiamo da Fasoli e andiamo in senso antiorario. Attenzione, prego. Allora, abbiamo parlato di cose molto leggere questa sera, non abbiamo trattato i temi importanti di Mussolengo, vi faccio degli esempi. La questione della piazzola ecologica, la questione della rete del gas, stiamo parlando di 10 milioni di euro in ballo, non abbiamo parlato dell'apertura delle cave, non abbiamo parlato del problema della discarica di Pescantina, vi ricordo che la falda acquifera passa sotto anche qui da noi. Non abbiamo trattato temi importanti che secondo me dovevano essere sviscerati. Questi sono i temi su cui ci dovevamo confrontare, non se mantenere i servizi sociali o no, che li manteniamo tutti, ci mancherebbe altro. E la biblioteca la vogliamo tutti a posto, e a Villa Spinola ci vogliamo andare tutti, ci mancherebbe altro. Allora io dico,
Questi sono i temi importanti, nessuno li ha trattati, state attenti quando andate a votare. Ho fatto prima la citazione delle associazioni e me ne è venuta in mente una importantissima perché manca la Croce Rossa. Bene, grazie. Aspetta un attimo. Ok. Grazie. Allora, la passione, l'impegno e il coraggio da sempre, quindi dal 2003, da quando siamo stati rieletti, ogni giorno in mezzo alle persone, ogni giorno al fianco delle persone, sempre disponibile alla comunità, sempre dando risposte chiare, sia negative che positive, cercando di dare sempre il massimo, di prendermi ogni responsabilità su quello che dico e su quello che faccio. Quindi l'appello è questo, però vabbè, insomma, questo penso che lo dicano tutti, ecco. Passione, impegno e coraggio da sempre il mio slogan, e spero che vada a buon fine, ecco. Bene. Allora, quello che intendo fare sarà quello di intanto mantenere ovviamente un ospedale il più possibile con la O maiuscola, come la chiamo io. Poi soprattutto anche riguardo i pasticcheggi, più che sempre ospedali, più che cercare di fare dei silos per dei parcheggi delle macchine, io reinstaurerei dei bus una vita, perché di parcheggi vicino anche al cimitero, vicino nella zona del Gallery Shopping Center, ci sono dei parcheggi quasi sempre vuoti che potrebbero essere occupati per esempio dalla macchina di persone che possono andare all'ospedale. E soprattutto, ritorno sul discorso degli anziani che dicevo prima, la possibilità di creare all'interno della vecchia dell'IPAB, la vecchia, chiamiamola vecchia casa di riposo, di un piccolo centro di recupero per gli anziani che vengono prima della dimissione dall'ospedale. Grazie. Zocca, Boscaini. Ma io chiedo, mi appello e chiedo il vostro voto, perché credo che abbiamo bisogno di ridare speranza al nostro paese, e per fare questo dobbiamo partire dalla gente e dal territorio. Io, parlando con la gente, sto vedendo tanta demotivazione e tanto sconforto. Questo perché purtroppo anche nel nostro paese i partiti e non tanto le persone hanno creato delle divisioni che hanno messo in ostaggio il nostro paese. Credo che non possiamo più aspettare e star lì ad attendere, perché dobbiamo smantellare la situazione che si è creata. E credo che ora, come non mai, sia necessario avere un'amministrazione equilibrata e che dia garanzia di unità e di coesione. Sono anche convinta che il prossimo sindaco avrà tante urgenze da sistemare nella quotidianità, ma che dovrà avere una visione per il futuro. Quello che manca a Bussolengo da tanto tempo è sapere e disegnare come dovrà essere il paese tra 10-15 anni. Grazie. Io chiedo il vostro voto, voi avete capito come si è arrivati a queste elezioni. Noi vogliamo garantire come coalizione che governeremo insieme per i prossimi 5 anni, garantiamo una stabilità nell'amministrazione e garantiamo che porteremo avanti il nostro programma. Il programma è stato fatto mettendo al centro il cittadino, come secondo punto il territorio va tenuto in considerazione, soprattutto non va sprecato il territorio con il piano degli interventi, e crediamo che in questo modo Bussolengo possa ripartire. Ho spiegato prima il modo in cui intendiamo farlo, le risorse ci sono, sia economiche che umane, vanno organizzate, abbiamo risorse, abbiamo uomini, abbiamo idee, va tutto organizzato per far ripartire Bussolengo. Grazie. Cesco. Io vorrei concludere facendo un ringraziamento a tutta la mia coalizione, 77 persone che veramente si sono messe con uno spirito di servizio a disposizione di Bussolengo.
persone che provengono da diverse realtà politiche, economiche, sociali e anche professionali. E appunto da queste diversità la nostra coalizione trova i punti di forza. Il nostro entusiasmo, la nostra voglia di cambiamento, il nostro spirito di servizio è raggruppato nel nostro slogan 100% Bussolengo. Io a voi posso chiedere solo una cosa, la vostra fiducia, altro non posso chiedere in questo momento qua. Concludo riportando una frase a me sempre cara che rispecchia un po' il mio modo di pensare, il mio desiderio di vedere oltre, che dice: il futuro appartiene a chi crede alla bellezza dei propri sogni. Noi come coalizione ci crediamo. Grazie. Bene. Anch'io voglio rubare pochi secondi innanzitutto per ringraziare il mio gruppo che ha avuto fiducia in me e che mi sostiene e con cui ho lavorato benissimo in questi mesi. Ma poi voglio anche ringraziare tutti i bussolenghesi che ho avuto modo di incontrare in questi mesi di costruzione del programma e di confronto. Per quanto riguarda il mio appello, io chiedo il vostro voto perché votare Movimento 5 Stelle significa votare per voi, perché faremo un buon lavoro insieme a voi, perché nomineremo gli assessori esterni fuori da ogni logica di moneta di scambio di eventuali alleanze. Saranno persone competenti e indipendenti. Perché non faremo alleanze, non facciamo matrimoni e non rischiamo di divorziare. Per tutti questi motivi io vi invito a votare me e i miei collaboratori, perché abbiamo puntato non sulla quantità dei candidati consiglieri, ma sulla qualità delle idee e delle persone e soprattutto dell'originalità delle idee, perché se oggi si sente parlare di diretta streaming dei consigli comunali, di trasparenza e di tante altre cose, è grazie al Movimento 5 Stelle. Grazie, grazie. Allora, noi siamo arrivati alla fine, siete stati bravissimi, noi altrettanto, perché non vi abbiamo mai interrotto, voi siete stati nei tempi, ci sarebbe piaciuto interrompervi magari punzecchiandovi anche su certi temi anche altrettanto importanti rispetto a quelli che abbiamo trattato. Grazie anche a chi ha organizzato questa serata, Bussolenghese, cioè il Centro Culturale, ma non solo. Io prima di chiudere di passare ai ringraziamenti che sono velocissimi, vi ricordo che fra qualche giorno potrete rivedere l'incontro, a chi non ha avuto l'opportunità di venire qua, su ilbussolenghese.it e Verona Report. Poi, ecco, perfetto, quindi io passerei ai ringraziamenti, sono veloce. Direi di sì. Ok. D'obbligo. Ringraziamo la parrocchia di Santa Maria Maggiore, la parrocchia di Cristo Risorto e la parrocchia di San Vito. Un particolare ringraziamento a Don Giorgio per la concessione del teatro. Ringraziamo il Comune di Bussolengo per la concessione della biblioteca. Stefano Gragnato per il supporto tecnico in teatro. Verona Report per le riprese. Michele Mazzi, Ron Brooks, Damiano Macaccaro e Giuseppe Franceschini per il servizio di live streaming nella sala civica della biblioteca. Chiara Menini e Giulio Fogliata per il coordinamento in biblioteca. Marco? Franco Vincenzi? No? Non è potuto venire. Ah no, ok, perfetto. No, l'avevo visto indicato qua. Allora c'è, va bene, altrettanto. Ringraziamo Veronica Gasparini per il servizio in sala, Ditta Setti per la fornitura dei microfoni, Flover per l'arredamento floreale, i candidati sindaco, grazie a voi, il centro culturale, facciamogli un applauso visto che insomma sono loro in lizza, si sono un po' giocati questa sera tanta credibilità, ma lo faranno altrettanto se avranno anche altre occasioni, il centro culturale Bacilieri e Bussolenghese nella persona di Alessandro per l'organizzazione dell'evento, e voi grazie per essere venuti qui, per essere rimasti fino a quest'ora. Adesso vi lasciamo andare a casa, ai vostri visiti, alle vostre famiglie. Buonanotte e alla prossima.